signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac. Cultisti, benvenuti! E di Ale. Quindi diciamo che l'esperimento dell'invertire l'ordine iniziale basta, è già fallito. Puoi salutare. Ciao ragazzi! Ecco, bravissimo. Allora, penultima puntata prima della chiusura estiva, lo diciamo, abbiamo fatto un po' di programmi, abbiamo incrociato un po' i flussi di quelli che sono i nostri impegni vacanzieri e vi dobbiamo annunciare questa cosa qua, che appunto c'è questa puntata, la prossima e poi ciaone. Nella prossima avremo un sacco di novità e di... no, in realtà non novità. Ci saranno un sacco di aneddoti. È un best of. Hai presente in tutte le serie giapponesi quando c'è la puntata recap? Esatto, sarà un po' le puntate filler fuffissime dove, dove prendono i pezzi delle puntate. Esatto. No, non sarà niente di tutto ciò. Non sarà contenuto totalmente originale, come Nopolino e Zio Caperone. Vabbè, questa è una citazione. Grande citazione. Dei Simpson. Vabbè, comunque, diciamo che avremo un sacco di aneddoti. Parleremo di un botto di giochi differenti. E sarà una puntata veramente tutta insieme, tutti insieme. Prima appunto del grande Libera Tutti, che ovviamente ci vedrà mettere tantissimo filo in cascina per quelle che saranno poi le puntate che ci porteranno fino a Essen e soprattutto anche dopo fino al DBC Gioco dell'Anno 2020. Esatto, vi possiamo tranquillamente annunciare non che... credere a me, che fidati che da settembre a dicembre in realtà non sono così tante puntate, in 10 puntate siamo arrivati. Sì, arriva subito, soprattutto perché dopo Essen è un attimo. L'altro annuncio è che saremo a Essen. Allora, troverete Mac... Volo prenotato, hotel preso, ci saremo. Ovviamente, ragazzi, la cosa divertente è che Mac sarà a lavorare... Divertentissimo! Allo stand Horrible Guild, quindi se non trovate noi altri, sappiate che Mac lo troverete sempre là. Sì. Che cosa fai? Ti hanno già detto cosa sarei assegnato? Improvviseremo. Ma non ti chiederanno di masterizzare in inglese One More Quest? Sarebbe fighissimo. Ma ce la faresti? Posso... Non lo so. Più che altro, sai che mi sono reso conto l'anno scorso facendo migliaia di demo di Railroad Inc. che non sono così tanti i tedeschi che capiscono bene l'inglese. Sì, come gli italiani. Purtroppo confermo che non sono a quel livello stellare, non so, dell'Olanda. Esatto, pensavo della che fossero molto sul pezzo, quindi penso che c'è un'intera sessione. Allora, per carità, magari a un livello un po' medio potrei reggerla, però diciamo che non l'ho mai fatto, sarebbe una bella sfida. Però mi piacerebbe tantissimo. Cosa farei? Probabilmente il nuovo fotosintesi. Dai, ti permettiamo di fare un Evergreen sicuramente, perché un attimo di pubblicità per la Horrible. Ci saranno le copie, quindi quello, poi Tiny Turbo Cars, che a me piace un sacco, è molto divertente. Sicuramente, il gioco quello certo. con gli ma sliding presentate anche Queen's Dilemma? E no, Queen's Dilemma verrà annunciata prossimamente. Sì, no, ma pensavo che magari lì a Essen. Tipo una mezza demo. Qualcuno vi intervistasse, magari parlaste un attimo del prodotto. Sa. Senza avere in mano il prodotto definitivo. Credo che non si possa dire nulla di questo progetto top secret. Che vabbè, comunque la campagna sarà quest'anno. Sì, sì, assolutamente. Ok. Va bene. Later this year. Later this year. come dicono i disclaimer vari delle varie pagine Facebook, eccetera. Esatto. Comunque poi ci saranno altre robe anche. Dungeon Fighter. Ci sarà una demo di Queen's Dilemma? No, se l'abbiamo appena detto, stavo cazzeggiando con ho visto che hai cercato di recuperare, purtroppo non è andata molto bene. Vabbè ragazzi, al di là di questo, quindi queste sono un po' le cose che stiamo cuocendo in pentola. Ci saranno anche delle nostre ospitate a delle convention a settembre, ecco. Ma per questo vi mandiamo a settimana prossima, ecco. Ragazzi, associazioni ludiche d'Italia, perché a settembre ogni fine settimana ci sono tre eventi ogni fine settimana? Mettetevi un attimo d'accordo, ragazzi. E ci sono altri mesi dell'anno in cui ce ne sono zero?
Cioè, avete... Che cosa può accadere se in un mese ci sono 40 eventi? Avete avuto maggio, insomma, giugno, luglio, agosto. Beh, agosto, beh, ok, magari no. Cioè, chiamatevi, sentitevi un attimo nel territorio per un attimo, come si può dire, distribuire queste fantastiche iniziative a cui noi possiamo partecipare. Sarebbe meglio così, esatto, potremmo andare in qualche posto in più forse. Ci sono veramente tantissimi accavallamenti a settembre e poi appunto con Essen così vicino non è che possiamo forzare troppo la mano, per cui sarà difficile, ma ve lo diciamo settimana prossima, anche perché così arrivate pronti e preparati poi agli eventi di settembre. Tutto con beneficio di inventario. Che altro? Poi volevo assolutamente ringraziare il mitico Alessandro Guagnelli, detto anche Marco Torresin. Abbiamo un cambio totale di nome! Ovviamente questa opera di creatività, come si chiama? Nomenclatura creativa, è stata creata da Jack. Numismatica no, di sicuro. Avrei detto toponomastica, ma sono i retaggi degli Afflaga. No, allora, grazie mille Alessandro, tu sai benissimo perché, era giusto ringraziarti col tuo vero nome, Marco Torresin, che è stato insignito di... Non ha detto nulla per vivere di rendita. Il briccone! Marco Torresin, diciamo che vive di luce riflessa, come quegli scambi di persona tipo i film dove uno vince la lotteria ma in realtà ha trovato il biglietto per strada, non è molto calzante, comunque vabbè. Ci siamo capiti. Allora, grazie mille Alessandro, numero uno, e ringraziamenti forever da parte del Dunwich Press Club. Sei sicuro del nome, vero? Sì, me lo sono segnato tre volte. Sei tatuato sotto l'avambraccio. Esatto. Ecco, poi, vabbè, che altro? Qualcuno ha qualcosa da dire prima che ci lanciamo con lo sponsor? Sì, finalmente dopo anni Mac ha scoperto IQ. Io ve lo dico perché ogni tanto mi bombarda di... Dopo anni che mi ha infamato. No, non ti ho mai infamato. Ho detto solo che gli Spokon di solito non sono il mio. Però ha ragazzi, ha scoperto IQ, il gioco che ha dato là, il gioco di testini di carte che ho provato. Che adesso ovviamente voglio giocare tantissimo. E da giorni mi bombarda dicendo purtroppo, che non ha mai visto una roba del purtroppo genere. Purtroppo ragazzi, a livello di serie sportiva... Eccolo lì. Cioè, io non ho mai visto niente del genere. Tanto è figo l'anime, quanto fa cagare il manga. Infatti me l'ha detto Banda e non sono andato a leggermi la scan come faccio di solito. Sono un entusiasta che per me è sempre tutto figo, ma se ve lo dice il Duca Conte, che è un po' snob abituato, su queste cose... Ovviamente. Quando il Duca Conte a metà settimana ti scrive in pausa pranzo che si è visto 6 ore di IQ filate, vuol dire che... In orario di lavoro, mentre durante lo smart work. Il weekend. Banda, stiamo aspettando la nuova stagione tipo da... Ma lui manca quella di Gemelli Miglia, è fermo. Ma perché in italiano non so. Adesso ho recuperato un canale dove... Ma tu lo guardi solo in italiano? Beh, è doppiato bene. Comunque l'ho trovato su Amazon Prime, ragazzi. Le prime tre stagioni che sono fantastiche. Vabbè, allora lo dico, sta per uscire il film di Slam Dunk con tutta la parte narrativa che non c'era nell'anime. Diciamo che rispetto a... Quindi la partita con il Sanno. A Slam Dunk, quelle qui si interrompe. Che a un certo punto, esatto, ho abbandonato perché si interruppe. Però devo dire che IQ ha una carica... come dire, la cosa che scrivevo a Banda è che ha questa... traspare così tanto questo concetto di squadra dei singoli, che era un po' il problema anche di Slam Dunk, secondo me. Ovvero che... troppo spesso i singoli mangiavano il concetto di squadra. Banalmente chi serve, chi entra solo per fare il classico servizio bastardo. Chi di quali infarti ha avuto quando è stato fatto l'ultimo punto della terza serie? Avevo che è scoppiato i sudori freddi. Scusate la parentesi nerdissima, ma noi siamo nerdissimi. Quindi. E comunque per me il top personaggio in assoluto è Nishinoya. Il libero, quello che ci ha fatto il guardiano del Carasuno. Un personaggio galattico, secondo me, veramente. Sai invece dove non traspare affatto è il Miyagi di Slam Dunk, tra l'altro, però vabbè. Sai dove non appare affatto lo spirito di squadra, Mac? È già capito, tu hai già capito in Looper proprio il team c'è poco team. No, grazie Mac. Allora, ne ha parlato nell'episodio, puoi controllare Ale in che episodio ne ha parlato? Looper è mattanza, qualche mese fa. Ragazzi, il miglior libro che ho letto negli ultimi
15 anni, una roba, Jack, no, Mac, mia. Cioè tu non puoi capire, io mi sono innamorato di questa cosa qua. Ma è il primo volume della, delle Cronache d'Italia. Sì. Esatto. È incredibile, ovviamente. Guarda, non per tutti, perché... Episodio 196. Episodio 196, Mac ne ha parlato, non, allora ovviamente è come quei formaggi super blu, sì, e mega, quindi, saporiti che... Le coincidenze, quando hai parlato di Iron Helm Expansion, sì, Packs. devo dirti la verità. Expansion Packs, non Booster Packs. Booster Pack, avremmo dovuto scrivere Booster Pack. Comunque, tornando a Viluper, a Mac, veramente eccezionale. Sono contento. Un assalto in senso. Finalmente ci sei arrivato per la cronaca. No, beh, guarda, mi butto, mi butto nella cenere quando volete. Cioè, un'opera, numero uno. Un'opera che ma perché per... al mare Bernie si stava leggendo Mattanza e io, no, ma Bernie, l'opera? No, lui è già Mattanza. E facciamo Bernie, Mattanza, e fa, sì, sono quelli dei Fratelli d'Italia, ne ha parlato anche Mac. E io, ok. E allora guardo, ragazzi, su Amazon è gratis per chi ha il Kindle, il esatto, primo volume è chi ha Amazon Prime con Kindle Unlimited, no, secondo Kindle me è Prime, straordinario, cioè è straordinario, tra l'altro, vabbè, Made in Italy, di cui vado fierissimo, non verrà mai esportato perché è impossibile, è veramente difficile, però me, una cosa, una cosa vera. E tra l'altro mi fa impazzire che la roba che raccontano, cioè, in realtà lo di stile che... sarebbe molto internazionale, cioè se volessero, però volendo, il problema sì, è che la quantità di, che... la quantità di giochi di parole dentro è mostruosa, con tutti i riferimenti al dialetto, ai modi di dire, cioè veramente una, cioè... cosa, una cosa, ci sono dei pezzi di una fatti, cioè la, di una proitudine, che mi sono dovuto veramente inchinare, cioè a volte quando leggi fantasy sono belle le storie, magari sono tipo come Loclamara, sono belle intricate, però tu le leggi e dici, ah, beh, onesto. Questo dici, quando ogni tanto metti giù e dici, io non saprei fare una cosa così, sì, ma sì, neanche tra 100 anni. Sono i numeri uno. Beh, guarda, Jack, ti dico che ho sul comodino proprio sia Sudario, che è il racconto lungo, diciamo, che fa, che sta quello in mezzo a Mattanza, e Apocalemme, che è il nuovo volume, no, ma che è guarda, uscito... Ma vado dritto e me li faccio fa. Tutti. Sì, vado sì, infatti, guarda, faccio. Io sono in procinto di partire, appunto... Dai, con gli ultimi due volumi. Già che adesso l'ordino, vai, ordinale. No, no, vai, già che siamo in tema, andiamo con lo zufolo e poi in tema di ordinanza. In tema di ordinanze, vai. Online. 3, 2, 1. Zufolo! Il sito magicmerchant.it è sponsor di questa trasmissione e questa settimana partiamo con una promozione che ci porterà fino alla fine del mese di luglio, quindi valida fino alla fine del mese, poi ragazzi anche il DBC15 e tutto quanto va in vacanza, semplicemente, molto semplicemente, fino alla fine del mese, DBC15 su tutti i giochi da tavolo, scontone proprio... estivo, tutte le categorie, basta che siano comprese in ovviamente giochi da tavolo. C'è di tutto, le novità, le non novità, occhio perché i bundle forse non sono scontabili, quindi occhio se mi vi pare se, che se la vi arriva sia quella, sì. Se vi arriva qualcosa di strano dopo aver inserito il codice di sconto nell'apposito spazio, è perché avete messo un bundle dentro, però perché i bundle sono già scontati a volte, spesso anche più del 15%, per cui sì. E cosa sono i bundle del DBC? No, i bundle di Magic Merchant, lo diciamo tranquillamente, tanto è il nostro sponsor, sono dei bundle con cui loro se pagate ve lo regalano, tecnicamente, vi arriva il gioco con già le bustine. Gioco chiave in mano. Beh, non solo, ci sono poi i bundle dove riuniscono il gioco base più tutte le espansioni. A volte sì. Con alcuni oggetti magari che pimpano il gioco. Insomma, ci sono varie tipologie di bundle. C'è i classici bundle all-in, ad esempio, di qualche Kickstarter che ho visto passare lì. Assolutamente. Sono delle belle occasioni. Posso dire farsi... che ci sono già tutti i pre-order e questo l'ho notato e... assicuratemi che è una figata, sì. Super Fantasy Brawl a dicembre arriva sì. In massa in Italia. Cosa posso dire? È finalmente, direi, dopo 2 anni e passa che è uscito in inglese, è l'ora che ci sia una bella edizione italiana. Ma chi lo curata porta? Bene. Chi lo porta? Sai che credo che sia direttamente da Mythic. Aspetta, sì, che sì. Controllo su. Io spero che abbiano fatto un buon lavoro. Cioè, devono fare una roba. Wording giusto e carte scritte bene. Beh, basta. Il wording giusto non l'hanno fatto nemmeno l'edizione originale. Ecco, infatti, è per quello che hanno. Guarda, c'è un Magic Band. Adesso lo faccio. Sì, tanto sì, siamo sì. Nel momento promozione. A 165 bombe. Ti porti non a è casa poco. Tutto. Ti porti a casa Super Fantasy Brawl e 6 pack. Sì, sono tutti tutto. Quelli usciti. Ok, quindi. Presa di con 6 pack, credo 6. 6, 12, 18. Dovrebbe, forse c'è anche il round 2.
Beh, considerate che ogni pack sono 25 pezzi. Il base. Però se volete iniziare lisci col base 44-89 per un gioco ci così. Ci sono dentro 6 champion. Ragazzi, che mischiate, che fate mille squadre diverse, cioè, ragazzi. No, secondo 40 me 40 euro fa ridere, veramente. Secondo me 45. È da perlomeno mettere in in wishlist. Comunque anche se con 6 pack vuol dire che anche la stagione 2 è compresa. Sì. Esatto. Questo per chi magari vuole andare pesante con tutto. Però ripeto, secondo me questo qua è un titolo che è entrato nella nostra top 10 dell'anno scorso, quindi in tempi non sospetti. Lo so, Ale, lo so. Cioè, no, stessi autori, però è una roba totalmente slegata. Sì. No, dicevo, secondo me è assolutamente un gioco che adesso che esce in italiano davvero non ci sono tante scuse. Se vi piace, secondo me una forse la migliore arena, anche no, perché io l'ho detto, questa qui è il punto di giochi arena, li ho giocati praticamente tutti, sì. A mani basse, questo la top è arena, a mani basse, ragazzi. La top arena, cioè ha delle componenti che consentono, cioè ha un'accessibilità in proporzione alla tattica. È il migliore incontro fra divertimento, esatto, e simulazione. Esatto, è perfetto. C'è un prodotto veramente perfetto. Anche più di Unmatched, secondo me. Sì, no, ma certo, perché ha comunque una componente, come si può dire, è materiale. Cioè, sì. Questo è una vera arena. Unmatched, diciamo, le arene sono strutturate in un certo modo, ma qui proprio si tratta di fare i punti non uccidendo l'altro come in Unmatched. Sì, ma prendendo qui obiettivi. Devi prendere, certo, gli obiettivi, manovrare, posizionarti. E poi il fatto che non ci sia un dado uno è secondo me eccezionale. Esatto, sì. Cioè, tutto. Beh, poi vabbè, diciamo che vabbè, per chiudere, ci sono anche i giochi di ruolo dentro Magic Merchant e ci sono anche tutti i volumetti di Brancalonia. Io vi consiglio di darci un'occhiata perché è un prodotto assolutamente molto più scanzonato dei libri che abbiamo citato prima, che sono di un grimdark che vi taglia la gola. No, come dissi al tempo di Brancalonia, in realtà la cosa bellissima secondo me è che con pochissimo lavoro, perché basta, come dire, rendere un po' più serie, se vogliamo, le classi che presentano in Brancalonia, è possibile fare perché comunque in realtà la roba bella di Vilupera è che è grimdark, ma è tanto scanzonato al suo interno, cioè hai dei personaggi grotteschi. È grimdark, ma non è dark. No, cioè, esatto, secondo me è grim e basta. Esatto. Cioè è, come dire, è tetro, è brutalissimo, è iperrealista, sì. E mi fa impazzire, sai che cosa? Che in un contesto iperreale di fantasy comunque, ma iperreale, cioè dove tutto è reale, ok? L'unica roba che hanno messo dentro di fantasy sono gli animali, ma tutti gli animali, cioè non c'è il gatto e il cane. Non c'è un animale normale. È tutto inventato, e questa roba qua mi ha... tutto balordo. Secondo me questa è una trovata genialissima e di un'eleganza spropositata, perché ti dà quel tocco in più di, appunto, fantasy weird, no? Di weird in un contesto che in realtà poi è veramente veramente molto molto concreto e in certi versi anche decisamente troppo. Va bene, comunque dai, questo è magicmerchant.it, sponsor di questa trasmissione. Chiudiamo l'angolo Zuffolandia, andiamo a parlare un po' di cosette varie. Dai, 3, 2, 1. Zuffolandia! Bene ragazzi, allora torniamo tra noi e vabbè, prima di iniziare con i nostri interventi... Nel frattempo io ho ordinato il terzo e il quarto che mi ha perso. Inevitabilmente sarà la mia scelta dell'estate, una bella estate. Ovviamente copertina rigida, perché i primi due con copertina rigida, quindi devo mantenere il format. Mi sembra più che giusto. La tua libreria avrà un prestigio, oltre al fatto che dovrà essere, come dire, barrata in qualche modo dai minorenni, perché... Cioè, basta metterlo sui... È in alto. Ecco, mettetela bella in alto sta roba qua, perché prima dei 18 anni rischiate di far danni. Ho la collection di Spawn, fidati, la metto vicino a quello, non c'è pericolo che ci arrivi. Metti vicino al lupo del main. Fino ai 23 anni Viola non ci arriva. Ecco. Dopo aver letto di Onnipotenzo non sarete più gli stessi. Già. Allora, è che Papa bonificato uno, morto tre volte, risorto due. Cioè, nel senso, no, stavo leggendo dell'altro libro. No, beh, ma... Sì, no, perché è geniale, perché ti fa morire da ridere in un ambito veramente tesissimo. Allora, prima di iniziare volevo dire, parliamo un po' di Top 50, è l'ultima apparizione di questa mini rubrica prima della chiusura estiva. Non sarà un intervento vero e proprio il mio, parliamo soltanto di due o tre robe che si sono verificate all'interno di Top 50.
Partiamo dalle new entry, che sono, ve le diciamo un attimo, perché che non sono vere new entry. E poi possiamo anche chiudere, direi, perché più o meno sì. Praticamente, allora, so. Draftosaurus, 50° posto. È ritornato in balla, credo, per le espansioni. Sì. Comunque diciamo che questa qua ormai è la classifica dei giochi di BGA, escluse pochissime cose. Esatto. Six Nimit, 49, ve ne abbiamo parlato un sacco di volte. Per l'estate, chiaramente ritorna, perché giochino d'accesso per l'estate, scaricatevelo sul cellulare, €1,70. Ma anche il gioco di carta da portare al mare, nonostante purtroppo ergonomicamente richieda un tavolo e tanta gente, e almeno secondo me per brillare almeno 5 persone, ti metti sulla sdraio aperta, guardate, per quello che costa, devo dire la verità, è assolutamente Love Letter, altra cosa che va benissimo per l'estate. Catan, un sempreverde, va bene per tutti i gusti, e sono tutte ingressi tra il 50 e il 41, quindi anche molto bassi. Poi parliamo invece del 36esimo e del 32esimo posto rispettivamente, con cui sono arrivati Scout, grazie ovviamente alla sold out praticamente ovunque, lo trovate solo, non vi dico dove, perché io l'ho dovuto ordinare, io l'ho ordinato in Amazon Francia a un prezzo decente, siamo usciti dallo sponsor, esatto, siamo usciti anche al da momento, vabbè, cercate su tutti gli store online italiani, ma credo sia sold out praticamente ovunque, e se no l'unica sponda che rimane è Zatu Games in Inghilterra, però lì vi beccate la dogana, i tempi lunghi, però diciamo che Scout secondo me è eccezionale, ci ho giocato anche in due, per quello mi sono fatto ordinare da Marcello in Giappone la versione con le carte plastificate, hai fatto bene, io ci ho giocato anche in due, tiene abbastanza botta soprattutto se giocate 3 su 5, perché sì, è molto breve, e al 32esimo posto ovviamente è arrivato Carnegie, che di cui noi abbiamo parlato spesso, e oggi ovviamente sarà oggetto, mi aggancio ovviamente all'intervento di Banda, direi proprio, perché vabbè, poi partiamo, diciamo la top 5, però sono un paio di robe da dire, e poi partiamo con Carnegie di Banda. Allora, ragazzi, primo posto, anzi facciamo dal quinto. Quinto posto, Lost Ruins of Arnak, esce Terraforming Mars per la prima volta da tempo in memoria dalla top 5. Arnak tiene botta in un modo pazzesco. Arcanova si sta mangiando quelli di Terraforming. Esatto, e soprattutto Arcanova si sta mangiando quelli di Terraforming Mars. Azul tiene botta in maniera incredibile, tra l'altro in un mese in cui esce la quarta perché c'è Sintra, Summer Pavilion e adesso Queen's Garden, quindi Queen's Garden è appena uscito, questo qui deve essere proprio l'uno contro uno, se non erro, la peculiarità di questa edizione, non mi ricordo, non sono certo al 100%, ma questo è l'unico Azul uno contro uno. E poi per potrei partire sbagliare con ovviamente il trittico animalesco di giochi che a tema animali disegnati bene, che ce l'hanno fatta Cascadia, Wingspan e al primo posto Arcanova. Credo sia la consacrazione del concetto che ormai giochi a tema naturalistici, ormai ne stanno uscendo a manetta, c'è Canopy, ci sono, ormai il tema è quello, c'è veramente di tutto, la natura e gli animali sono un filone che era stato esplorato fino adesso abbastanza poi in maniera abbastanza tangenziale, si preferiva concentrarsi sul il medioevo, le battaglie, la storia, il fantasy, i bucanieri, e invece adesso è il momento degli animali, momento animali, che per carità, come nel caso di Arcanova, ve ne parlerò anche dopo, sono anche messaggi positivi, si ovviamente parla di habitat, di fare soldi mettendo gli animali in ma anche, rabbia, ma anche no, che come si ma chiama anche conservare il patrimonio naturale, sì e poi ovviamente di biosfera, di biodiversità, sì. Oh, it's too late. Esatto, beh, vabbè, comunque io sai che cosa mi ha fatto impressione, che la mia figlia di 2 anni le ho mostrato la scatola di Arcanova, impazzita. Perché ha riconosciuto gli animali? Perché non hai fatto vedere invece la copertina di Vilupera? No, anche là ci sono gli animali. Anche lì ci sono gli animali. Sì. Vedi che fai delle discriminazioni? Sì, vedi sì. Come sei? No, ma in questo caso sono super colpevole di questa cosa qua. Effettivamente non gli ho fatto vedere una bestia orrenda. Non so come ribattere questa cosa. Sporca di sangue con i pezzi di gente. Gli ho preferito fargli vedere, offrirle la copertina di Arcanova. Sì, che è praticamente la scena di Jumanji in cui gli animali scappano per la strada. Ma sai che la Daphne è impazzita per il manuale, cioè perché nel manuale ci sono tutti gli animali
e lei vuole vedere il manuale. Cioè, la mattina mangia lo yogurt e si sfoglia il manuale di Artnova. Probabilmente sa le regole meglio di noi. Album no, di beh, figurine con gli animali che così le hai imparato la lettura X. Esatto. In realtà il messaggio di Pico della Miranda, il messaggio è che gli animali sono una cosa che abbiamo tutti dentro, molto forte, e questi giochi qua, secondo me, è come dire, attingono un po' a questa cosa che un po' tutti abbiamo dentro. In realtà anche a me piace giocare con questa roba qui. Io ovviamente non ho nulla di tutto questo dentro, cioè, però... Beh, vabbè, insomma, i Disney li avrei guardati anche sì, te. Sì, certo. Cioè, allora, cioè... No, ma sai che il mio rapporto con la natura... Gli animali, gli animali che piacciono a me hanno minimo due teste. Benissimo, ecco. Benissimo. E perché anche Cascadia, secondo me, non è un gioco che ha tutta questa attrattiva, anche se c'è un 8 su Boarding Hero. Probabilmente che quello si gioca tanto. Tantissimo su BGA. Sì, ma non è un gioco, è un gioco più family che altri. Mm-hmm. Beh, sicuramente rispetto agli altri due, sì. Anzi, secondo me la cosa bella è che tutti e tre rappresentano il gradino, no? Cioè Cascadia Family, Wingspan Family Plus e Arknova Expert, decisamente Expert. Comunque, vabbè, poi dopo ne parleremo anche di questo. Ma torniamo a Carnegie, ragazzi, perché è il primo intervento di torniamo di a parlare oggi, di roba seria, finalmente. E conquistato anche Mac, ufficialmente. Sì. Ufficialmente vuoi dirmi qualcosa? Lascia parlare lui, perché io ormai ho fatto 8 partite. Io finalmente sono riuscito a fare una partita completa e non pago. Mi sono anche attaccato a BGA, dove Carnegie appunto è disponibile anche con il modulo con l'automa in solitaria, e ho cominciato a giocare pure lì perché nonostante sia un genere che io bazzico gran poco, la pulizia, il fatto che non ci sono carte ma l'iconografia iper chiara, il fatto che c'è sempre un sacco di roba da fare. Ovviamente voi mi direte, ma anche in tanti altri giochi c'è tanta roba da fare. Sì, però la facilità con cui non solo la messa sul tavolo, ma anche i concetti che vengono espressi dal gioco stesso, quindi costruire delle vie, diciamo, di trasporto, diciamo ingrandire la tua industria, se possiamo dire così, e poi fare delle donazioni per fare i grossi punti alla fine della partita, e le tratte, sì, è tutto così, fluisce così bene che mi ha acquistato. Ho solo un dubbio di Carnegie, ho giocato pochissimo rispetto a voi, perché adesso mi sono dato ad Arknova, purtroppo il dovere ha chiamato, ho detto vabbè, ci penso io. Ma il discorso, il mio dubbio è questo. Cosa non si fa per i figli, aggiungerei, ma va bene. No, vabbè, ma non l'ho fatto per la Daphne, che tangentialmente ho detto, vediamo se piace questa iconografia, questo immaginario, questa grafica, piace la Daphne. Carnegie, dubito che Viola, scusa, dubito che Daphne sarebbe... Ma il mio dubbio è sempre stato questo, anche vorrei sentire anche l'attuale, perché anche tu hai giocato più volte, forse. A Carnegie sì, ok. No, certo. Ma non è il fatto che una un giocatore che ha già chiaro il discorso delle donazioni ha un vantaggio intrinseco mostruoso perché ha già visto tutto, no, o le donazioni sono così chiare per cui riesci a pianificare già la prima partita? Le donazioni sono così chiare che questo problema non si pone minimamente. Il vero problema che separa, secondo me, un giocatore esperto da uno no a Carnegie è il timing con cui posizionare i token delle tratte, perché le tratte ti valgono 36 punti a fine partita. Sì. Quindi, e devi farli. Devi farli tutti. Sì. Quindi, tu le fate, Ale? Sì, sì. Quindi, tra l'altro, involontariamente ho bloccato la tratta. È un po' come a Ticket to Ride, no? Sai, anche in questo gioco, in Ticket to Ride, tu puoi passare quanto tempo vuoi ad accumulare carte, ma a un certo punto tu dovrai fare quella tratta. Qui è uguale. Quando arriva il tuo turno, tu puoi scegliere di attivare 8 dipartimenti dello stesso tipo, che però non ti consentono di costruire la tratta. O magari ti attivi l'unico che hai che ti consente di costruire la tratta, che però con il timing in quel momento è fondamentale. Perché? Perché se lo fanno gli altri, tu diventerai l'ultimo di turno. E mettere le tratte come ultimo di turno è un panico. È molto duro. Cioè, io, quando succede quella roba lì, è roba che tu ti alzi, esci, torni, che tocca a te metterle, perché se vedi gli altri giocatori stai troppo male perché hai davanti a te gente che può mettere ogni volta 3 dischetti, perché hanno magari 3 lavoratori in quel dipartimento, quindi vuol dire che hai 9 dischetti che vengono messi prima dei tuoi. Figurati. Ti viene un infarto. Beh, chiaramente tutto questo sarà chiarito con l'intervento di Comunque, Banda. Comunque, la cosa splendida di Carnegie è che non è un gioco
che ha dei guizzi incredibili. Cioè, tu non ti ricorderai nel tempo di Carnegie per avere un qualcosa di eccezionale a livello di gameplay, ma bensì, scusate, non si dice ma bensì, bensì per la struttura con cui è fatto. Cioè, tutte le componenti di questo gioco a livello regolistico, materico, iconografico, di gameplay, eccetera, il modo in cui la plancia personale interagisce con quella centrale e con la plancia delle azioni è talmente fatto bene in un unico fluire, è talmente semplice da spiegare, talmente compatto nella durata, talmente chiaro, che personalmente, se io fossi un autore di giochi che deve sviluppare un Evie German in questo periodo, prenderei Carnegie, lo decomporrei in tutte le sue parti e mi studierei come Xavier George ha fatto questo prodotto. Esatto. Per poi magari inserirvi il mio tocco pazzo, che sostanzialmente rende un gioco eccezionale. Sì. Però dal punto di vista globale, Carnegie è un prodotto incredibile perché ha delle qualità che non trovi personalmente A me è come pulizia. Il fatto soprattutto che in questo periodo storico sia così difficile trovare un Evie German senza carte, la seconda edizione di Great Western Trail, che tecnicamente ha delle carte, ma in realtà non si fa niente. Potrebbe essere dei token, sono la stessa roba. Sì, esatto. Cioè, non c'è nessun testo. Sia bellissimo, anche Great Western Trail, è comunque un botto più arzigogolato. Anche secondo me. Carnegie a un neofita lo spieghi in 15 minuti. E se sei stato bravo a spiegarlo, non ti fa neanche una domanda. Ale, volevo capire anche la tua. In realtà non c'è molto altro da aggiungere, nel senso che è un gioco che non inventa niente, ma è riuscito a integrare un sacco di meccaniche in modo bellissimo, semplicemente bellissimo. Tra l'altro super fluido, non c'è niente che si incastra, che sai che cosa ti ammazza la vita negli Evie German? Le eccezioni. Cioè, qui non ce ne sono. Esatto. Che invece, secondo me, è il vero punto, con un po' di senno di poi, è un po' il punto debole di GWT, cioè di Great Western Trail, che ha tante cosette. Piccole eccezioni. Sì, però su quella track lì, se succede quella cosa, allora mi raccomando, attento! Ma quando stai facendo quell'altra roba lì che non c'entra niente con quella di prima, se si verifica questo caso qua, allora devi fare così. E questo secondo me è il vero punto debole di GWT, che comunque rimane un gioco super, godibile, però secondo me ha un gradino di io mi ricordo che quando ce l'hanno spiegato in fiera, siamo partiti i primi giri in 4 erano mega fluidi di Carnegie, invece GWT anche la prima volta che l'ho solato a casa, sempre sotto, ma posso fare sta roba qua se succede sta roba qui? Ma allora se io ho questa roba qui, e poi tante piccole regolette un po' artefatte del tipo, sì, tu vai a vendere le vacche, ma contano solo le vacche diverse. Puoi fare sta roba qui, ma solo se... Cioè, è tanta roba. Carnegie nella plancia centrale tu hai addirittura il riassunto di tutti i punti di fine partita. Sì. Cioè, tu non devi nemmeno consultare il regolamento. Alla fine della partita, terminato il ventesimo turno di gioco, tu consulti la plancia al centro, fai i conti sul block notice, basta. Ma Ale, hai notato anche tu questa differenza? Sì, finisci tu. Che Carnegie è tutto basato sul tempismo, cioè la capacità di capire qual è il momento giusto di fare una certa azione per te, oppure farla magari anche un po' subottimale per te, ma perché è il momento giusto per farla. Perché gli altri non ne traggono vantaggio minimamente. Okay. Cioè, se tu hai quella capacità lì, quindi sì, ok, l'interazione non è diretta e feroce assolutamente in questo gioco. Beh, sulle però è una roba da violenza, a parte sulle track, va bene, ma in realtà lo spazio di base c'è. Sì. E anche lì diventa un discorso più che altro di tempismo. No, più che altro è che tu devi riuscire a leggere bene la plancia degli altri. E ce la fai, infatti una cosa molto bella. Ieri sera abbiamo fatto proprio l'ultima partita prima di dell'intervento. Da metà partita in poi è necessario che tu guardi i dipartimenti degli altri e quanti lavoratori hanno sopra per chiamare magari un'azione, come diceva Ale, esattamente come diceva Ale, magari subottimale, ma in cui tu puoi eseguirla perché hai dei lavoratori e guadagni tanto. Ed è semplicemente tu
guardi le loro planche e vedi immediatamente che cosa possono fare, che cosa no, e poi chiami l'azione e gli fai magari, e li magari li spingi a usare il bonus per poter fare un'azione diversa. È la sensazione che hai in Azul quando devi piccare le mattonelle, sì, e ce la fai subito a leggere e guardi gli altri tre al tavolo e dici: ah, ok, sai cosa? Prendo questa qui. È movimenti, ragazzi. Andiamo di movimenti. Sì. Senza dover per forza essere un mega esperto del gioco, oppure ci ho giocato mille volte. Perché, per esempio, anche so adesso anche in GVT non ci sono tante planche, però. E quando cominciano a popolarsi, quando comincia a vedere il giro che hanno gli altri, è dura sì, anche sì, perché sì, fai fatica a impedirglielo. Sì, perché ok, allora blocco quella strada lì a banda, però poi c'è Mac e Mac non riesce a capire che cosa c'ha in mano, quanta fretta ha. Sono due German, comunque due Eurogame veramente che ti mettono dentro pressione, sì, ma lo fanno, cioè ti caricano perché vedi proprio che quello che stai facendo porta sempre a qualcosa. Sì, normale. Ne ho tipo, sì, nella mia collezione ho tipo 4 IV euro e ovviamente sono secondo me veramente dei titoli più Terraform Mars, secondo sì me, che non è un IV euro, è un po' strano, sì, è un caso un po' sui generi, però voglio dire Great Western Trail, Fucce Immagnate, Carnegie e Barrage. Poi Barrage ne potremo parlare perché sicuramente sì, è il caso più estremo, però sono giochi da avere assolutamente. Ale, tu sei un grande amante di Great Western Trail, mi ponesti la scimmia sulla spalla e poi alla fine decisi di spendere i miei sudati denari e adesso se aspettavo un mese spendevo la metà per Great Western Trail, mi viene da buttare il computer dalla finestra. Perché l'hai preso da Zatu. Sì, ma io sono arrivato che ho fatto il fenomeno, ce l'avevo solo io, dopo un mese è uscito in italiano, è uscito scontato in inglese, vabbè, te lo tiravano dietro, andavo al benzinaio, fa pieno, sì, vuole anche una copia di GVT seconda edizione perché ne abbiamo qua 8, cioè non so. Jack. Ale, quindi dai, una scelta tra i due. Te la senti di farla adesso? Così a caldo ti direi in realtà Carnegie, perché la pulizia mi è piaciuta tantissimo. Cioè, la pulizia di gioco mi è piaciuta tantissimo. Fister però non è pulito. Ale ha distrutto il gioco. No, è che quando siamo andati a Bologna. No. Vabbè, non abbiamo applicato il limite delle. Sì, però sì, poi abbiamo rifatto il conteggio giusto. No, vabbè. Però Great Western Trail rimane, cioè il cuoricino su Great Western Trail ci sarà sempre, sì, però Carnegie, ammetto, è ovviamente la new sensation, quindi certo. Anche un po' di fattore, te lo richiedo, fra 6-8 mesi. Great Western Trail, nonostante sia più arzigogolato, comunque ha dei guizzi secondo me abbastanza sopra quelli di Carnegie, che non ne ha, però nella forma e nella struttura Carnegie è imbattibile. Va bene, dai, sentiamo questo momento di banda, direi. Va bene, 3-2-1 ragazzi, Carnegie by niente po' di meno che nostra nave rompighiaccio, banda, vai! Carnegie è l'ultimo Eurogame a opera di Xavier George, l'autore di Troyes e di Black Angel, illustrato niente po' di meno che da Ian O'Toole, uscito per la Quinet Games e, grazie a Dio in italiano, grazie a Tesla Games, portato a Play 2022. Carnegie è un Eurogame competitivo per 1-4 giocatori che ripercorre la vita del magnate dell'acciaio Andrew Carnegie, partito povero in canna dalla Scozia a metà 800, giunto negli Stati Uniti, realizzò il sogno americano costruendo una serie di fabbriche, migliorando i trasporti praticamente dell'intera nazione, costruendo in pratica l'impero dell'acciaio e, negli ultimi decenni della sua vita, spendendo tutte le, diciamo, donando tutte gran parte delle sue ricchezze, parliamo di cifre incredibili per l'epoca ma anche per i nostri giorni, a opere benefiche e associazioni di vario tipo. Carnegie è un gioco estremamente elegante che si gioca su tre planche diverse. La prima e forse più importante è sicuramente la plancia azienda, che è praticamente la plancia dei giocatori. Questa plancia che è divisa praticamente in 12 slot dipartimento, mima la costruzione vera e propria di un'azienda a partire da dei dipartimenti base con degli uffici al loro interno che consentono di fare delle azioni uguali per tutti i giocatori, a un'azienda zeppa di dipartimenti unici che si diversificano con l'andare del tempo, appunto, le varie strategie dei giocatori che consentono loro di fare cose che gli altri invece non sono più in grado di fare. All'inizio della partita ogni giocatore possiede solo 5 dipartimenti e una sorta di stanza generale, una sorta di elevator che consente di mettere tutti i suoi lavoratori e di distribuirli nei vari piani dell'azienda. Però
Poi si può arrivare addirittura a un massimo di 15 dipartimenti, 6 uguali per tutti e i rimanenti invece tutti diversi. Tuttavia, i lavoratori che fisicamente andranno ad abitare questi uffici dovranno arrivarvi. Quindi all'inizio loro entrano attraverso il cancello praticamente dell'azienda e con un'azione particolare delle 4 disponibili andranno sostanzialmente a modificare la propria presenza all'interno della nostra plancia azienda, quindi a muoversi sino ad occupare i posti che gli sono destinati. Però qui comincia la prima difficoltà. Perché? Perché quando un lavoratore si trova all'interno di un dipartimento e svolge il suo lavoro, nessun problema, perché questo lavoratore continua all'infinito a fare il suo compito, il compito che gli è stato destinato. Invece, quando un lavoratore, per qualunque motivo, si sposta per cambiare ufficio e quindi per cambiare mansione, al suo arrivo in questo nuovo ufficio lui si deve sdraiare. Ciò significa che per quel turno lui non può svolgere il suo compito perché a livello tematico lui viene messo a fare un periodo di training giustamente per imparare la nuova mansione a cui è preposto. Quindi il movimento dei lavoratori all'interno della propria plancia, i lavoratori muovono solo in ortogonale, di dipartimento in dipartimento, è soggetto a delle regole che con l'andare del gioco diventano diciamo molto molto importanti da tenere in considerazione durante le proprie mosse, perché innanzitutto appunto i lavoratori si muovono solo in ortogonale e non in diagonale, e soprattutto perché c'è un unico ufficio che in pratica dà il massimo numero di movimenti che i lavoratori possono fare in ogni plancia giocatore con l'azione di risorse umane. Quindi pianificare bene quali lavoratori possono raggiungere quali uffici per poi pagare quell'ufficio per terminare il training dei lavoratori e renderli attivi per poi utilizzarli nei turni seguenti è la prima di una lunga serie di cose che il giocatore deve imparare a padroneggiare per ottenere la massima resa dalla sua strategia di gioco. La seconda plancia, quella più grande in cui si svolge Carnegie, è sicuramente la plancia centrale, che raffigura gli Stati Uniti d'America a cavallo tra metà 800 e i primi del 900. Dico a cavallo dell'800, diciamo, dico da metà 800 ai primi del 900, perché noterete, per chi ha visto la plancia di Carnegie, che l'America, oltre a essere divisa in East, West, Midwest e Sud, presenta una track dei trasporti in ognuna di queste 4 grandi macro aree. Questa track dei trasporti che è più o meno, è in realtà diversa per tutte le zone, perché giustamente i trasporti arrivarono prima in una parte degli Stati Uniti e solamente più tardi in un'altra. In realtà però è divisa in 4 template. Abbiamo il carretto trascinato dai cavalli, abbiamo poi la carrozza, per finire abbiamo il treno, che è sostanzialmente il mezzo di trasporto più sviluppato per l'epoca, l'epoca di cui tratta il gioco. Il quarto e ultimo slot di ogni track di trasporto presenta semplicemente un bonus one time che viene dato al giocatore che per primo lo raggiunge. Durante la nostra partita noi continueremo a spostare i nostri lavoratori dalla plancia azienda a una o più di queste macro aree in gioco per destinare questi nostri lavoratori a compiere delle opere di sviluppo o comunque di lavoro per migliorare la nostra attività. Quindi quando il gioco richiede di prendere dei lavoratori della nostra plancia personale e metterli in gioco, noi sceglieremo in base a determinate regole se piazzarli in una o più di queste macro aree per poi riscuotere una rendita una volta che loro torneranno dalla plancia centrale alla plancia azienda. Sulla plancia centrale, inoltre, sono dipinte anche le donazioni. Le donazioni sono i moltiplicatori dei punti a fine partita e sono una cosa su cui si fa una guerra pazzesca, specialmente nell'ultima parte di ogni sessione di gioco, perché sono quelle che sostanzialmente, in base alle strategie e percorsi dei giocatori, regalano i punti maggiori sino a un cap di 12 punti l'una. Per esempio, tutte le città che sono state costruite in una certa zona degli Stati Uniti ci rendono 2 punti, tutte le cittadine piccole 2 punti, tutti i cubetti che ci rimangono 2 punti, tutti ogni 5 soldi che ci rimangono 2 punti. Per esempio tutti i treni, tutte le zone d'America in cui abbiamo raggiunto il massimo sviluppo dei trasporti, quindi il treno ci vale 4 punti, eccetera.
Nel corso della partita, chiaramente, queste donazioni verranno occupate in modo totalmente esclusivo, per cui una volta che un bonus è stato preso, questo è completamente fuori gioco per tutti gli altri giocatori. La terza e ultima cosa che troviamo nella plancia centrale è sicuramente la parte più, permettetemi il termine, ticket to ride, ovvero la parte che riguarda la formazione delle tratte di trasporto tra tutte le più importanti città e cittadine degli Stati Uniti dell'epoca. Abbiamo quattro grandi città che devono, per fare una marea di punti, essere collegate tra loro. Abbiamo New York, Chicago, New Orleans e per finire abbiamo la lontana San Francisco. Dico la lontana San Francisco perché San Francisco è in assoluto la città che nella mappa è più lontana dalle altre, però è anche quella che vale due punti collegamento. Se alla fine della partita un giocatore riesce a collegare tutte queste quattro città per un totale di 5 punti collegamento, nonché a sviluppare il massimo dei trasporti in tutte e quattro le aree, cosa che per mia esperienza avviene sempre, quindi tecnicamente io non ho mai visto nessuno arrivare alla fine di una partita senza il massimo dei trasporti in tutte e quattro le aree, mentre è molto difficile terminare la partita collegando tutte e quattro le città precedenti, quel giocatore riesce a fare ben 36 punti, che in un bilancio di circa 150 punti sono una bella fetta. Contate che se per qualche motivo riuscite a collegare tre città invece di quattro, sempre col massimo dei trasporti ne fate 18, quindi capite bene che collegarle tutte è abbastanza fondamentale tra giocatori di uguale bravura per avere la vittoria in pugno. La cosa bellissima delle tratte è che è la parte con la maggiore interazione. Chiaramente queste tratte sono molteplici, ci sono vari modi per inserire le proprie costruzioni all'interno delle varie città e di legarle l'una all'altra. Tuttavia questi modi sono comunque finiti, quindi una questione di timing si pone sin dai primi turni, cioè quando è il momento in cui io devo costruire le mie fabbriche o comunque far sentire la mia presenza nelle varie città, nelle varie tratte. Devo aspettare, devo fare in modo che arrivi un turno in cui ne posso piazzare il più possibile, perché se io lascio andare l'iniziativa ai miei avversari e per esempio tocca al giocatore alla mia sinistra, quello mi piazza tre dischi, poi me ne piazzano altri tre, il terzo giocatore ne piazza altri tre e per finire tocca a me che mi trovo per ultimo e mi toccano o le tratte più sfigate oppure semplicemente non ci sono più posti per collegare quella città e io mi sono già perso 18 punti. Quindi è un po' come Ticket to Ride, no? Voi potete pescare carte all'infinito, ma a un certo punto dovete decidere con il giusto timing quando fare quella precisa tratta prima che qualcuno ve la porti via. Il punto qual è? È che psicologicamente avviene la stessa cosa che in Ticket to Ride, cioè tu pensi sempre che beh ma tanto quella tratta chi vuoi che la faccia, beh ma tanto quella cittadina chi vuoi che ci metta il suo dischetto, nessuno, e invece come accade sempre in questi casi posticipare troppo e in modo troppo rischioso la mossa in realtà comporta il fatto che qualcuno ci chiuda fuori definitivamente a tre quarti partita dalla nostra possibilità di collegare tutte le città che dovevamo collegare. L'ultima plancia fondamentale per Carnegie, che è sostanzialmente il connettore di gioco tra i giocatori e tra la plancia azienda personale e la plancia centrale, è sicuramente la plancia azione, che qui si chiama plancia delle linee temporali. La cosa molto bella è che una partita di Carnegie dura sempre e solo 20 azioni totali. Ci sono praticamente delle track con 4 azioni disponibili, che vengono, se ne scelgono sostanzialmente 4, che vengono combinate insieme, e ognuna di loro viene legata alle altre con due piccole stringhe di cartone che formano una plancia 5x4 di azioni. Ogni volta che si sceglie un'azione bisogna scegliere l'azione più a sinistra di una delle righe disponibili e questa azione è diversa, ci sono 4 azioni che sono appunto le risorse umane, il management, la costruzione e per finire la ricerca e sviluppo che vedremo a breve. Però la cosa bella qual è? La cosa bella è che in queste stringhe modulari in cui ci sono gli eventi che si scatenano prima delle azioni sono dipinti tutti i colori delle 4 macro aree della mappa. Quindi tecnicamente ogni volta che a un giocatore tocca il momento di scegliere un'azione, che cosa accade? Lui sceglierà una di queste 4 linee temporali, come vi ho detto, risorse umane, management, costruzione o ricerca e sviluppo. Piazzerà il token delle azioni in una nel primo slot libero a sinistra della stringa dell'azione scelta e quello attiverà
una delle quattro macro aree in base al colore su cui si posa il token dell'azione. Quindi può attivare l'est, il midwest, l'ovest o il sud. In quel momento, in ordine di turno, tutti i giocatori al tavolo ritirano quanti lavoratori vogliono da quella zona, dopo che magari li hanno piazzati in turni precedenti con determinate azioni dei loro dipartimenti, e per ogni lavoratore che loro ritirano ottengono una rendita proporzionale alla qualità del trasporto in quella zona. Inoltre, ottengono una volta soltanto tutte le rendite attive nella loro plancia giocatore, o meglio, nelle loro plance progetto, che sono proprio inserite fisicamente all'interno della propria plancia giocatore azienda, e nel tempo, grazie alla ricerca e sviluppo, vengono, diciamo, estratte letteralmente dalla plancia azienda per diventare sempre più potenti e fornendo al giocatore sempre rendite più potenti. Una volta che si è attivata prima dell'azione, si è attivato l'evento e quindi si sono ritirati tutti i lavoratori o parte di essi per ottenere le rendite, si va a vedere effettivamente quale azione è stata scelta. Le azioni di per sé sono abbastanza semplici e funzionano in questo modo. Tutti i dipartimenti che abbiamo nella nostra plancia giocatore hanno il simbolo di una di queste quattro azioni. Quindi ci sono quattro simboli, di nuovo: risorse umane, management, costruzione e ricerca e sviluppo. Quando un giocatore sceglie un'azione, tutti i dipartimenti di tutti i giocatori che presentano lo stesso simbolo di quell'azione si attivano. Quindi, in ordine di turno, con il timing deciso da ogni giocatore, si comincia a svolgere tutte le azioni di tutti quei dipartimenti nell'ordine voluto, tante volte quanto i lavoratori che ci sono al loro interno. Per cui se io in un ufficio di management ho tre, o di costruzione per esempio, ho tre lavoratori, posso inviare tre lavoratori per costruire e piazzare quindi i miei dischetti ben tre volte nella mappa. Certo, quell'ufficio poi rimarrà scoperto perché fisicamente questi lavoratori devono andare sul posto per portare avanti i miei interessi e verranno richiamati solamente una volta che nuovamente in una fase evento quella zona, quella macro area della plancia centrale verrà riattivata. Ora, vedetela così, le azioni di risorse umane consentono sostanzialmente di muovere i propri lavoratori all'interno, per esempio all'inizio della partita, di muoverli all'interno della plancia di gioco, di riordinarli, di destinarli a nuovo ufficio, eccetera. Perché? Perché in questo gioco c'è un continuo travaso di lavoratori dalla plancia personale alla plancia centrale. Quindi ci sono delle fasi di gioco in cui noi abbiamo un ritorno enorme di lavoratori che però non sono ancora impiegati in uffici di competenza, che vanno spostati, e altri turni invece in cui abbiamo una marea di lavoratori sulla plancia centrale che sono fuori dalla sede per curare i nostri interessi e costruire, diciamo, le nostre attività in tutti gli Stati Uniti o migliorare lo sviluppo, e quindi abbiamo pochissimi lavoratori in plancia, abbiamo necessità di richiamarli all'interno della nostra ditta per destinarli ad altri compiti. Quindi le risorse umane fanno questo, cioè vanno a modificare la presenza dei lavoratori da una parte e dall'altra delle varie plance. Il management invece è molto più pragmatico perché consente sostanzialmente di fare denaro e di fare cubetti. Le uniche due currency di questo gioco sono dollari e cubi che servono per realizzare le nostre opere e strutture. Quindi questi dipartimenti ci consentono tendenzialmente di costruire nuovi dipartimenti, di mandare in giro per gli Stati Uniti i nostri lavoratori per ottenere denaro o risorse che ci servono per costruire altri dipartimenti e fare altre cose. L'azione di costruzione, come potete immaginare, ci consente di spostare i token dai nostri progetti sino alla mappa centrale, andando praticamente a completare le track che ci servono per collegare le città, ottenere eventuali rendite se si posano questi token nelle varie cittadine, e ci consentono di spingere al massimo proprio il fattore di costruzione e addirittura di far costare meno le varie donazioni che vedremo in seguito. Per finire c'è il dipartimento più semplice, che è quello di ricerca e sviluppo, che è quello che in pratica regala ai giocatori una determinata quantità di punti sviluppo da poter investire per fisicamente migliorare i trasporti in una o più determinate zone degli Stati Uniti, quindi portare la nostra tecnologia di trasporto dal carro con il cavallo fino al treno, e per estendere i benefici dei nostri progetti
nella nostra scheda. I nostri progetti nella nostra scheda sono ben 4 diversi: verdi, blu, arancioni e rossi, e sono chiaramente l'industria, la finanza, l'edilizia e il lavoro d'azienda. Questi progetti nel tempo ci porteranno rendite sempre più grandi in base a quanto andremo ad estenderli, e ci consentiranno, attraverso appunto queste track che vengono estratte dalla plancia giocatore, di avere a disposizione sempre più dischetti per portare avanti le nostre track sulla plancia centrale. Ora, io vi ho descritto sostanzialmente il 95% del gioco di Carnegie diviso nelle 3 aree in cui si svolge. L'ultima cosa che mancano sono le donazioni, perché alcune azioni della plancia azioni non comprendono l'attivazione di una precisa area di gioco, bensì consentono ai giocatori di fare delle donazioni. Quindi in quel turno, semplicemente pagando in modo cumulativo prima 5, poi 10, poi 15, poi 20 dollari in base a quante donazioni si sono effettuate in precedenza, in ordine di turno i giocatori vanno a selezionare un bonus di fine partita e vanno a metterci uno dei propri dischetti dalla riserva e a tagliare per sempre, tagliare fuori gli altri giocatori dalla possibilità di scegliere lo stesso identico bonus. Chiaramente i bonus sono tutti forti se si è perseguita una precisa strategia che li esalta, ma alcuni sono sicuramente più forti di altri, per esempio quello che dà 7 punti play, o quello che dà un punto per ogni dipartimento, o quello che dà un punto per ogni lavoratore attivo, oppure quello che dà 3 punti per ogni sviluppo del treno in ogni macro area. Insomma, ce ne sono alcuni che sono sicuramente più redditizi di altri, altri invece sono più situazionali in base a come si è popolata la propria plancia giocatore. Però le varie offerte, che sono appunto questi big point che arrivano alla fine del gioco, sostanzialmente sono quelli che fanno la differenza tra chi vince e chi perde, insieme al collegamento delle track. Ora, al di là del lato meccanico, Carnegie non è un gioco che viva di guizzi incredibili o che abbia qualcosa in sé che vi farà dire: oh mio Dio, non ho mai visto nulla del genere, questa meccanica è davvero incredibile. Niente di tutto questo. Carnegie non inventa assolutamente nulla, prende tutti degli elementi che negli ultimi 15 anni si sono già visti nel mondo dei giochi da tavolo, ma li mette insieme in un modo davvero mirabile. Questo è un prodotto, come ho detto in sede di podcast poco fa, che per chi si occupa di Eurogame andrebbe preso, scomposto e studiato a fondo per capire che cosa un consumatore del 2022 che vuole giocare un Eurogame può pretendere da un prodotto del genere. Vi spiego: Carnegie è un prodotto che io faccio giocare a tutti, compresi i neofiti. Ricordiamo che è un EV German, io lo tiro fuori la confezione, il setup dura qualcosa come 5 minuti, la spiegazione delle regole di questo gioco dura circa un quarto d'ora e raramente mi viene fatta qualche domanda, e il flusso di gioco è semplicemente meraviglioso. Gli unici dubbi che escono sono semplicemente sulle azioni dei vari dipartimenti, che una volta spiegati non richiedono altri commenti o FAQ di qualsiasi tipo. Sostanzialmente voi dovete immaginare che ogni volta che un giocatore sceglie un'azione, come in Puerto Rico, quell'azione la fanno tutti, quindi non ci sono tempi morti. Un giocatore sceglie l'azione di risorse umane, mette il token dell'azione nella linea temporale delle risorse umane, attiva la zona est degli Stati Uniti, in ordine di turno tutti i giocatori ritirano i lavoratori e prendono le rendite, poi, sempre in ordine di turno, a partire dal giocatore che ha scelto l'azione, egli comincia a svolgere tutte le azioni consentite dai dipartimenti che portano lo stesso simbolo di quell'azione, nel qual caso risorse umane, che tipicamente sono un paio. Alle volte, quando si investe in una particolare tipologia, si arriva a 3-4 dipartimenti, ma è l'eccezione. Tipicamente ci sono 2 uffici. Ogni ufficio può contenere 1, 2, 3 lavoratori che consentono di ripetere quell'azione del dipartimento un certo numero di volte. Ecco che i lavoratori cominciano, che ne so, a spostarsi o con altre azioni a generare cubetti o soldi, o a spostarsi dalla plancia del giocatore in mappa, e tutto con un meccanismo estremamente chiaro, molto veloce, sia a livello temporale che a livello decisionale. Per carità, a fine partita magari uno può pensare a quale azione scegliere piuttosto che un'altra, c'è un po' di paralisi d'analisi, ma nulla rispetto alla media degli EV German che sono in mercato.
Oltre a questa parte di azioni c'è la parte di donazioni, semplice tanto quanto, forse anche di più. Semplicemente quando si tratta di donare in ordine di turno, il giocatore sceglie una donazione, ci piazza sopra il proprio disco, paga una cifra cumulativa che è moltiplicata per 5 dollari o 3 se si ottiene, se si è costruito il dipartimento che sconta le donazioni, e il gioco prosegue in questo modo per 20 turni. Terminati i 20 turni si fa la conta dei punti, chi ha più punti vince. Tra l'altro, oltre ad essere diciamo illustrato da Ian O'Toole con uno stile in art nouveau e colori pastello di una bellezza incredibile per un Eurogame, questo gioco ha tutte le icone e tutta la conta dei punti direttamente dipinte sulla plancia di gioco. Quindi non dovete nemmeno prendere il manuale per controllare che cosa fare. C'è una micro tabella, una micro matrice che vi dice in base a quanti collegamenti e al vostro sistema di trasporto più basso quanti punti fate, sulla parte in alto a destra, in alto a destra della plancia, e invece nella parte in basso a sinistra ci sono le 8 categorie di cose che danno punti vittoria, tipo i dipartimenti, i lavoratori in piedi, se si è usata o meno la tessera azione speciale, i collegamenti, le città, eccetera, eccetera. E sono tutte cose estremamente chiare, autoesplicative, che i giocatori memorizzano nel giro di uno massimo due round di gioco. Dopodiché nessuno vi farà mai più domande, proseguirà con la propria strategia. Per carità, sicuramente il giocatore bravo si distingue dal neofita, ed è giusto così in un Ivy German, per le scelte, per la lungimiranza soprattutto di piazzare le tratte, che insomma è una cosa, il timing delle tratte, come dicevo prima, è una delle cose principali che alla fine rischia di tagliarti fuori dalla corsa per la vittoria. Però nel complesso il fatto che ogni turno, ogni azione che ogni giocatore sceglie, tutti i giocatori al tavolo fanno qualcosa di interessante, di figo, che li sprona sostanzialmente a ottimizzare il loro sistema di gioco, è davvero sensazionale. Ecco, è chiaro che qui non è come Puerto Rico, in cui chi sceglie un'azione ha un bonus rispetto agli altri giocatori. Il bonus vero di scegliere un'azione è sicuramente l'iniziativa. Il fatto che quando tu scegli di costruire, quindi di spostare i dischetti e farne delle tratte, sarai il primo dei quattro a farlo, e questo è un vantaggio enorme in Carnegie. Un'altra cosa che mi fa sballare di Carnegie è il fatto che voi direte, ma con che criterio a volte io mi trovo a scegliere un'azione piuttosto che un'altra? Allora, in modo molto intuitivo uno direbbe, beh, tu devi sempre scegliere l'azione che ti fa ottenere il massimo. Ma occhio, perché qui quando voi scegliete un'azione, in realtà voi state liberando questa azione per tutti i giocatori al tavolo. Quindi magari viene fuori che per voi questa azione vale moltissimo, ma poi scoprite che per uno dei vostri avversari questa azione valeva ancora di più. Quindi in realtà avete guadagnato 8 per dare a lui 10. Una cosa bellissima di Carnegie è che in ogni momento della partita voi, semplicemente guardando le plance azienda degli altri giocatori al tavolo, sapete esattamente come sono messi i loro lavoratori, che cosa gli è consentito fare, quale convenienza avete o avreste nell'attivare determinati dipartimenti piuttosto che altri, e spesso vi troverete anche a fare delle azioni subottimali per voi, ma che magari rendono poco a voi, ma pochissimo o niente agli altri giocatori. Questa secondo me è la vera chiave di Carnegie, il fatto di poter tenere sotto controllo gli altri giocatori come solo pochissime altre volte ho potuto vedere. Quindi le proprie decisioni tengono sempre conto anche di come sono disposti i lavoratori degli altri, di quali zone d'America hanno la maggioranza dei loro lavoratori in plancia, di quali sono tecnicamente i dipartimenti che a loro potrebbe convenire costruire in futuro. Insomma, è molto facile fare degli sgarri agli altri giocatori tenendo conto della loro situazione attuale, cosa che invece in un Ivy German molto spesso non è possibile, perché ci sono talmente tante cose da tenere sott'occhio nella propria parte di gioco che ci si dimentica quasi completamente degli altri giocatori, di cui si fa addirittura fatica a interpretare molte volte le plance, le intenzioni, le possibilità a medio e lungo termine. Proseguendo, posso dire che a livello di materiali, di produzioni, di trades, di grafica, estetica, solidità, questo prodotto è veramente in classe AAA+. Cioè è un prodotto bellissimo che anche da questo punto di vista dovrebbe davvero essere preso a esempio da tutti i vari editori che producono un titolo nel 2022, perché
è un prodotto che sin dal primo momento in cui un giocatore passa a vedere quattro persone che lo stanno giocando, è un prodotto che non si può non desiderare profondamente per la bellezza estetica unita alla bellezza meccanica. Il manuale di regole è praticamente in carta pergamenata e sembra veramente una piccola reliquia di cui avere estrema cura. Fate conto che il manuale in totale sarà di a malapena 20 pagine scarse, e in queste 20 pagine scarse troviamo la spiegazione dell'intera modalità solitaria, di tutti i bonus di partita, di tutti i dipartimenti. Quindi in realtà le regole vere e proprie per giocare a Carnegie saranno sì e no 5-10 facciate, ecco, cioè è una roba stratosferica per un gioco di questo peso. Concludo infine dicendo che anche a livello tematico il gioco è fatto da Dio, perché si passa, diciamo, la prima parte della partita ad accumulare ricchezze, risorse, tratte, a sviluppare i trasporti nelle varie parti degli Stati Uniti, eccetera, e poi quando arriva il momento di incassare ingenti quantità di denaro, ecco che si inizia a spendere e donare. La gran parte delle donazioni si concentra a fine partita, perché quando ogni ultima azione di ogni linea temporale si copre, si fa una donazione, e ogni linea temporale comprende di default una donazione nel corso della partita. Quindi in totale ci sono più o meno 8 donazioni possibili, per un totale di circa, se non ho fatto male i conti, di $180 da spendere, perché sono cumulative, quindi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, quindi una bella cifra a cui normalmente non arriva nessuno. Fare 8 donazioni è praticamente impossibile, quando si arriva a 6 è già tanto, però grazie al dipartimento che le sconta si può arrivare addirittura a metterle giù tutte quante. Questo effettivamente riflette proprio la vita di Andrew Carnegie, quel gioco ispirato, che negli ultimi appunto 20 anni della sua vita andò a fare della filantropia spinta da molti punti di vista, perché si occupò di istituti di vario tipo, dalle biblioteche ai musei, alla mitica Carnegie Hall, quella in cui a New York nella settima strada si sono esibiti negli ultimi 100 anni praticamente tutti i più grandi artisti musicali della terra. Insomma, avete capito, dopo questo spiegone enorme e tutte le parole ben spese per questo titolo, che Carnegie è, a prescindere, uno dei candidati a essere il miglior Eurogame del 2022, ed è un prodotto che, secondo me, in versione deluxe o retail bisogna assolutamente avere nella propria collezione o in quella dell'associazione ludica territoriale di riferimento. Carnegie del resto ha la rara capacità di trascinare davvero chiunque, anche giocatori che sono relativamente alle prime armi, in un mondo ivi che però, attraverso un regolamento semplice e un flusso di gioco semplice e un meccanismo di gioco secondo me intuitivo ed estremamente chiaro da ogni punto di vista, appare nel complesso molto più semplice di quanto non sia. Poi, per carità, la profondità c'è, è notevole, ma essendo totalmente esente da eccezioni, arabeschi, arzigogoli particolari in cui i giocatori tipici degli Ivi German si trovano sempre a metà partita a dover consultare il manuale per capire se possono fare certe cose oppure meccaniche che si sovrappongono, minigame, eccetera, essendo proprio un unico flusso che passa dalla plancia del giocatore a quella centrale, a quella delle azioni, ed essendo in grado di far giocare 4 persone in sole 2 ore di gioco, anche al primo try, insomma Carnegie è un prodotto davvero unico nella forma, nella sostanza, nella struttura, che secondo me dovrebbe fornire proprio un archetipo per giochi dello stesso genere. Bellissimo, semplicemente bellissimo. Sì, mi fanno notare dalla regia che quando ho lanciato l'intervento di Mando ormai il ghiaccio era sciolto da tempo in memoria. Comunque, con questo caldo. Allora, Mac, invece parliamo del Duca Conte, che io non ho assolutamente idea di cosa porti in questo ultimo intervento. Prima, 5 minuti fa, letteralmente. 5 minuti fa, ma quando? Vedi, io a Jack neanche lo dico, perché tanto lo so. Io 5 minuti fa stavo... Sì, 5 minuti prima dell'inizio della trasmissione. Ah, ok. Comunque, vabbè, non importa. Sì, dimmi. Allora, io questa settimana porto Brew. Ah, l'ultimo. Beh, giusto, ma ci abbiamo anche giocato Bond insieme. Bond Brew, esatto. Giusto, vero. E questo titolo della Pandasaurus, portato proprio in occasione dell'ultimo Modena Play da DV Giochi in Italia,
e che ho potuto modo, che ho avuto modo di giocare abbastanza nell'ultimo periodo e che mi è piaciuto, diciamo che si inserisce secondo me nel segmento Family Plus, perché ha tutta una serie di meccaniche già viste, un po' come il caso di Carnegie, ovvero meccaniche non mega innovative che però giustapposte e inserite in quel flusso di gioco funzionano bene e sono molto piacevoli. Molto bene. È un gioco che ho visto piace molto anche ai meno esperti. Infatti secondo me è più potrebbe essere tranquillamente un giocato come Family. Esatto, Family Plus. Allora, secondo me è il gioco che per le famiglie o i gruppi che sono lì con i Carcassonne, con i Seven Wonders. Esatto, potrebbe essere Family Plus, perché alla spiega delle regole. No, ma ci sono tutte le carte. Ci sono tutte le carte. Poi si ripetono e una volta le digerisci in mezzo alla partita. Il discorso è questo: è il classico gioco che avendo delle combo, facendo delle combo di carte, una buona parte del suo gameplay ha bisogno che le persone capiscano cosa fanno le carte. E sebbene i meccanismi siano tutti un po' simili, ovvero manipolazione di dadi e manipolazione dei dadi posizionati sulle plancette delle foreste, comunque, non è che ci sono eccezioni. Le pozioni fanno quello, gli animali fanno tante cose, però devi leggere tutti gli animali, devi leggere tutte le pozioni. La cosa, secondo me, che lo rende difficile per un novizio totale, sì, ma anche per chi è abituato a giochi family come Catano, Carcassonne, eccetera, è l'uso dei dadi. Cioè, in realtà ti faranno un milione di domande, ma perché hai due dadi di tipi diversi, li puoi piazzare in tanti slot diversi, sì, ogni slot può avere delle regole o altre regole, questi dadi cancellano altri dadi. In realtà io non ho, nella mia esperienza non ho visto così tanta difficoltà ad approcciarsi al dado. In realtà dopo l'iniziale impatto, in realtà il gioco diventa molto fruibile. Sì, ma Ale, c'è sempre il solito discorso, che è quello: quando hai un mercatino da 4 aperto per le pozioni, sì, un mercatino da 4 aperto per gli animaletti, se giocate in un contesto family, la prima metà, tre quarti di partita è spiegare ogni volta le carte, perché tu fai tutto per avere delle carte che ti fanno fare delle altre cose, che ti scommano con quello che hai già fatto. Per esperienza diretta. E quindi tu devi leggere tutte le carte sempre, comunque, poi a un certo punto a metà partita leggi due righe e dici vabbè, ok, però devi comunque leggere tutte le carte. E te lo dico perché ho ancora la cicatrice aperta di Ark Nova dove questa roba qua ovviamente esplode in un modo ipertrofico, però qui è la stessa cosa. Quando hai mercatini è sempre così. Infatti, come dico sempre, Brew in realtà te lo cominci, secondo me, a godere veramente dalla seconda partita in poi, perché comunque il gioco non è complesso ma è articolato. Quindi dopo che hai fatto, come dire, hai avuto un po' un'infarinatura facendo la prima partita, la seconda, la terza e così via, te la godi molto di più. E poi faccio anche delle considerazioni proprio nell'intervento sulla durata del gioco, quello che dà poi ai giocatori. Ho avuto modo di provarlo con persone abbastanza differenti, quindi mi sono fatto una bella idea di come poi viene percepito anche all'esterno un prodotto che sulla carta comunque è molto invitante, anche perché ha questa grafica un po' alla Nausicaa, un po' alla Studio Ghibli, che è veramente molto, bello, molto accattivante. Poi azzeccato. Una grande qualità di materiali, anche va detto. Sì. E comunque, ecco, poi di tutto ne tratto nell'intervento. Dai, Banda, la cosa che ti è piaciuta di più e la cosa che ti è piaciuta di meno, prima che me. In realtà di questo gioco mi è piaciuto sicuramente il piazzamento dei dadi. Cioè, quella è la cosa che mi piace di più, perché per uno che è avvezzo al piazzamento dadi e che gli piace quel tipo di meccanica lì, qui davvero manipolando i dadi, avendone di due tipi diversi, puoi fare delle figate pazzesche, anche abbastanza cattivello. Sicuramente la roba che invece proprio non ho mal digerito, e per cui ammetto farei fatica se me lo proponessero a giocarlo ancora, la durata, cioè è eterno per il suo segmento. Sì, no, attenzione ragazzi, stiamo parlando di un gioco che va oltre 2 ore. È eterno. Un gioco del genere dovrebbe durare 1 ora, invece questo gioco in 3 dura 2 ore, cioè è troppo. No, in 3 no, in realtà in 4 sicuramente 2 ore, in 3. Cioè, per quello che ti dà, per quello che ti dà, una partita in 3 ho fatto quasi le prime partite sono sicuramente più lunghe per i problemi che diceva Jet. Poi giocato con qualcuno che già conosce, sicuramente il minutaggio per giocatore si riduce, però comunque
io sono sostanzialmente da spoiler o parte delle considerazioni, sono sostanzialmente d'accordo con Banda, ed è in realtà un'impressione che mi hanno riportato anche altre persone con cui ho giocato, mm-hmm. che è bello, però è durato un po' troppo, cioè per quello che rende alla fine. Diventa poi un po' ripetitivo, cioè siccome è due giorni, due notti, fine. Se però lo giochi aggressivo, perché mi è capitato di fare partite anche aggressive, diventa molto interessante. Secondo me, infatti, la roba che a me è piaciuta di più è proprio l'interazione bastarda. Sì. Però secondo me. Però devi giocarlo così, Ale, perché sennò ognuno tenderebbe a fare un po'. Se fai solo il tuo e cerchi di ottimizzare quello che hai, dura ancora di più il gioco. No, però secondo me c'è un po'. Allora, secondo me c'è una possibilità di king making che non va. Cioè, tipo, ogni tanto anche nella partita che ho visto, ogni tanto devi decidere chi mettere sotto il carro. E tu dici, allora io ho una mossa e posso, e succederà, e tu dici, ok, io con questa mossa proprio taglio le gambe a uno dei due. Sì. A chi taglio le gambe? A chi dei due mi sembra più forte? Però insomma sono cose che non sono mai simpatiche, quando tu in maniera arbitraria puoi steccare uno che in realtà non ha fatto, tra virgolette, non poteva difendere. Cioè non è che tu in questo gioco qua puoi dire, no, ma io potevo fare delle mosse per cui mi rendevo immune ad attacchi esterni. Certo. Ti crei la condizione, sei ultimo, uno dei due lo segui a metà e quest'altro dopo ce l'ha con te e cerca di fregare te, perché gli hai segato. Cioè questa roba qui, in un ambito puccioso, crea animosità, un po' di tensione può succedere, che ci sta comunque, può succedere. Ti dico, in due è molto apprezzabile, perché ho fatto la novella dell'uno contro uno, però il problema è che lì secondo me invece il gioco è un pochettino troppo largo, cioè troppo comodo, è un pochettino, l'ho trovato un pochettino comodo, però devo dire che le mazzate che ti tiri in due sono delle mosse che sono talmente vantaggiose per me, per tornare all'esempio di prima, per cui un avversario non è che se la prende, dice, infatti, vabbè, cioè, tu devi fare l'azione che paga più te, certo. Il problema è che questo gioco ogni tanto ti mette in mano un dadino finale, cui a te non cambia niente, ma spacchi uno degli altri. È quello il discorso. Però occhio, perché tu poi comunque, cioè tu li vedi i dadi che ce l'hanno gli altri, che hanno, no, gli altri. Tu devi, se uno si tiene il dado di fuoco, sai che prima o poi te lo tira sotto e comunque non farci niente. Vai sul più forte, cioè poco da fare, vai su quello che hai vantaggio. Vabbè. Beh, l'hai lanciato questo intervento, dai, se no ne parliamo. 3-2-1 Brew by Mac. Il tempo è stato sconvolto e frantumato. Tutte le stagioni esistono separatamente e il ciclo tra il giorno e la notte si è spezzato. Tutto ruota secondo i capricci della foresta. Questa terra incantata è precipitata nel caos e spetta a voi, gli scaltri mistici della foresta, domare le straordinarie creature del bosco e usare la magia per riportare l'equilibrio. Questo è l'incipit di Brew, un gioco competitivo di piazzamento dadi, controllo aree e gestione risorse da 2 a 4 giocatori, dalla durata indicativa di circa 90 minuti, creato da Pandasaurus Games e localizzato in italiano da Genos Games. La meccanica principale del titolo è quella del piazzamento dadi. Ogni giocatore ne avrà a disposizione 6, 4 dadi foraggio del proprio colore più 2 dadi elemento bianchi, che dovranno essere posizionati strategicamente sulle foreste oppure nel villaggio per ottenere gli ingredienti con cui mescere potenti pozioni e per addestrare le creature magiche che aiuteranno il giocatore nella sua impresa. Scopo ultimo è ovviamente quello di essere il mistico con il maggior numero di punti vittoria alla fine del gioco. Il setup di inizio partita prevede il posizionamento della plancia villaggio al centro del tavolo, girata dal lato diurno. Vicino le vengono posizionate le foreste, vero fulcro del gioco. Queste saranno in un numero pari al numero dei giocatori più 1. Si predispone quindi il mercatino delle pozioni, con 4 carte a faccia in su disponibili per l'acquisto, ed infine il mercatino delle creature che possono essere addestrate durante il gioco, suddivise in 4 mazzetti secondo la stagione di appartenenza. Una partita di Brew si compone di 4 round, all'inizio dei quali tutti i giocatori tireranno i loro 6 dadi, determinando così la propria riserva, che andranno poi ad utilizzare in una serie di turni che verranno svolti nel classico senso orario partendo dal primo giocatore. Il turno di ciascun giocatore è composto sostanzialmente da 3 passi, che possono essere compiuti in qualsiasi ordine. Bisogna collocare un dado della propria riserva su uno spazio di una foresta o della plancia villaggio. Si può preparare una pozione tra le 4 disponibili nel mercatino, pagandone ovviamente gli ingredienti e aggiungendola alla propria mano.
Infine, si può bere una pozione preparata per utilizzarne l'effetto monouso, posizionandola poi, capovolta, sotto la propria tessera personaggio. È molto importante sottolineare come l'azione di piazzamento del dado sia l'unica azione obbligatoria ogni turno, perché quando un giocatore termina i dadi nella propria riserva, non potrà più svolgere altre azioni nel round in corso, nemmeno nel caso abbia ancora ingredienti a disposizione per comprare pozioni o abbia ad esempio pozioni già disponibili per essere giocate. Niente, fino a che tutti gli altri giocatori non avranno terminato a loro volta la riserva di dadi, non potrà più fare altre azioni. I dadi foraggio, ovvero i dadi colorati, possono essere posizionati sia nel villaggio che nelle foreste. In questo secondo caso ci permettono di ottenere gli ingredienti per mescere le nostre pozioni oppure addestrare le creature magiche che ci possono dare bonus durante il gioco. Normalmente un dado foraggio può essere collocato solo su una casella con il simbolo foraggio corrispondente. Una volta che il dado è stato collocato sulla casella, questa diventa bloccata e non può essere più occupata da un altro dado, salvo ovviamente poteri speciali delle pozioni o magari degli animali magici. Anche i dadi elemento, ovvero quelli bianchi, possono essere posizionati sia sul villaggio che nelle foreste. Nel villaggio, sia in versione diurna che in versione notturna, essi hanno a disposizione tre slot specifici, uno per ciascun elemento, che consentono di attivare delle azioni esclusive per quel round. Viceversa, sulle foreste, gli dadi elemento bianchi applicano anche il loro potere speciale. Nella fattispecie, il dado elemento acqua consente di raccogliere, quando posizionato su una casella ingrediente di una foresta, tre ingredienti di quel tipo al posto del classico 1. Viceversa, il dado del fuoco può essere collocato sopra un altro dado già collocato in una foresta e permette di raccogliere o addestrare animali come se quella casella fosse vuota. L'altra cosa molto importante è che qualsiasi dado coperto in questa maniera non conta più ai fini di controllo della foresta, quindi molto importante per modificare le maggioranze. Infine, il dado del vento può essere collocato su una casella foresta dove è già presente uno dei nostri dadi foraggio. Cosa ci permette di fare? Sostanzialmente riprendiamo in mano il dado foraggio, lo rimettiamo nella nostra riserva di dadi e poi raccogliamo normalmente l'ingrediente oppure addestriamo la creatura in base all'icona riportata sulla casella della foresta che abbiamo nuovamente occupato. Questo cosa ci permette di fare? A tutti gli effetti un turno aggiuntivo, perché riprendiamo uno dei nostri dadi foraggio, quindi vuol dire che abbiamo un turno in più per riutilizzarlo magari da un'altra parte se ci torna più comodo e via dicendo. Il posizionamento strategico dei dadi foraggio e dei dadi elemento è fondamentale per impossessarsi delle foreste, che sono la fonte primaria di punti vittoria del gioco. Alla fine del round, infatti, quando tutti i giocatori avranno posizionato tutti i loro dadi, si passa a rivendicare le foreste in base alle maggioranze. Per potersi impossessare di una carta foresta, un giocatore deve avere su di essa più dadi del proprio colore rispetto a qualsiasi altro giocatore e inoltre più dadi del proprio colore rispetto al numero totale di dadi bianchi presenti. Quindi capite che il ruolo dei dadi bianchi, il posizionamento strategico dei dadi elementali, ovviamente oltre che a quello dei propri dadi foraggio del proprio colore, è fondamentale per bloccare le strategie avversarie. Questo perché? Perché, come avete capito, nel caso ci sia parità, la foresta non viene assegnata, viene semplicemente scartata. E questa in realtà, soprattutto nelle prime partite, è un'evenienza che accade più spesso di quello che si potrebbe pensare. Per aiutarci nella conquista delle foreste, oltre ai nostri preziosissimi dadi, avremo anche le pozioni e le creature che potremo addestrare durante il gioco. Le pozioni vengono acquistate grazie agli ingredienti che guadagniamo dal posizionamento dei dadi nella foresta o nel villaggio. Ogni turno, come vi ricordate, possiamo acquistarne una e giocarne una. Ciascuna di esse ha un potere unico, monouso,
che viene utilizzato tipicamente per modificare e manipolare i dadi nostri o dei nostri avversari. Tanto per rendervi l'idea, c'è una pozione che vi permette di girare un dado non ancora utilizzato sulla faccia che desiderate, oppure un'altra pozione che vi permette di ritirare i dadi presenti nella vostra riserva, ovvero quelli che non avete ancora giocato. Ribadisco, queste pozioni sono one shot, le utilizzate una volta e dopodiché le girate e le infilate sotto la scheda del vostro personaggio. Comunque, in ogni caso, a fine partita esse vi forniranno un certo numero di punti vittoria, tipicamente in base al costo che hanno per essere realizzate. Viceversa, le creature che andremo ad addestrare durante la partita ci forniscono un potere permanente che possiamo utilizzare per raccogliere più ingredienti, controllare foreste, ostacolare gli avversari e via dicendo. Anche qui i poteri sono molti e vari. Una volta che avremo addestrato una creatura, potremo utilizzare il suo potere in qualsiasi momento, a patto ovviamente di poter soddisfare la condizione necessaria per innescarlo. Anche qui, come dicevo prima, i poteri delle creature sono tanti e diversi. Ci sono quelle che vi forniscono uno slot aggiuntivo, ad esempio, su cui posizionare un dado per ottenere, ad esempio, maggiori ingredienti. Oppure alcune creature che, se raccogliete un certo tipo di ingrediente, ve ne forniscono altri aggiuntivi. E via dicendo, quindi sta un po' a voi decidere quali creature prendere e in che modo utilizzarle. La cosa importante da ricordare è che il limite di creature che potete avere attive nello stesso momento è 3. Non potete avere più di 3 creature addestrate contemporaneamente. Tuttavia, ovviamente, voi potete anche decidere di liberare una creatura per fare spazio e prenderne una di nuova, e questa creatura liberata, al fine del gioco, vi fornirà punti vittoria. Ve ne fornirà tipicamente uno se la lasciate, diciamo, libera di scorrazzare. Viceversa, se riuscirete ad associarla ad una foresta della stessa tipologia della carta, essa vi fornirà 3 punti vittoria. Quindi, ad esempio, una creatura dell'inverno, identificata dalla cornice azzurrina, se riuscirete a posizionarla in una delle vostre foreste conquistate che abbia la stagione inverno impressa sopra, allora vi fornirà 3 punti vittoria al posto di uno. Quindi anche qua è importante capire quali creature prendere in base alle foreste che avete già conquistato e a quelle che pensate di riuscire a conquistare nei turni successivi. Quindi capite che le strategie si ampliano, ci sono tante cose da tenere da conto e soprattutto da cercare di programmare con un po' di anticipo. Tra un round e l'altro andrete a voltare la plancia del villaggio, che ha, come vi dicevo all'inizio, una parte diurna e una notturna in cui cambiano leggermente le azioni a disposizione, e una volta che avrete terminato tutti e 4 i round si andrà alla conta dei punti vittoria. Ogni giocatore ottiene punti vittoria per innanzitutto le foreste che è riuscito a conquistare durante la partita. Dopodiché per le pozioni che ha preparato, sia quelle che sono state giocate che quelle che ha ancora in mano. Non fanno differenza, tutte porteranno punti al termine del gioco. Dopodiché prenderemo punti per le creature che abbiamo liberato, come vi ho spiegato poco fa, e ovviamente poi agli eventuali segnalini, punti vittoria che abbiamo preso durante il gioco, e per gli ingredienti rimanenti, un punto vittoria per ogni 3. Faremo la classica insalatona di punti e vedremo chi di noi l'avrà spuntata sugli altri. Come avrete capito, i punti di forza di Brew sono sicuramente la linearità del suo flusso di gioco e una certa semplicità nell'applicazione di quelle che sono le sue regole principali. Del resto, un turno dopo l'altro, sarete chiamati a compiere più o meno sempre le 3 azioni che vi ho descritto: il posizionamento dei dadi, l'acquisto e l'utilizzo di eventuali pozioni. E quindi la dinamica principale la si riesce ad assorbire in maniera piuttosto veloce. Tutt'altro discorso invece è quello di padroneggiare tutte queste componenti, farle funzionare al meglio, creare delle sinergie che ci permettano di fare molti punti e di vincere la partita. Ecco, in questo senso Brew è il classico titolo che è facile da capire ma difficile da padroneggiare, e questo ovviamente gioca a suo vantaggio perché significa che la longevità delle vostre partite aumenta.
Le meccaniche principali di piazzamento dadi e gestione delle risorse che recuperate dalle foreste sono decisamente irrobustite da tutti quegli elementi di manipolazione dei dadi che derivano dalle abilità degli animali che andrete ad addestrare e delle pozioni che riuscirete a creare e quindi a giocare durante la vostra partita. Ci sono veramente tante strategie che potete percorrere, c'è chi si concentra di più sugli animali, chi invece preferisce giocare tanto di pozioni e chi invece magari preferisce farsi scaltro e puntare tutto sulla quantità di foreste in cui avere una maggioranza. Ecco, diciamo che le opzioni sono tutte valide e inevitabilmente, questo è garantito al 100%, vi andrete a pestare i piedi con i vostri avversari, quindi anzi parte credo della strategia che emergerà dopo un paio di partite in cui magari si tenderà a fare un pochino il classico lavoro personale nel proprio orticello eccetera eccetera. La cosa che invece esplode appunto dopo un paio di partite è quella della strategia più aggressiva che dovete per forza mantenere contro i vostri avversari se non volete lasciargli troppi punti. In questo senso devo dire che appunto l'introduzione di questi elementi di modifica dei dadi già lanciati aiuta ad abbassare l'alea derivata dal fatto che comunque ogni round voi lancerete tutti e sei dadi, altre volte li rilancerete addirittura grazie ai poteri di cui siete in possesso. Quindi degli elementi che regolano un po' questa alea sono assolutamente benvenuti e necessari per abbassare gli elementi casuali in un gioco che già ne vede abbastanza, perché tra le carte, la pesca appunto dal mercatino e quant'altro, ci sono parecchi elementi che si basano quasi esclusivamente sulla fortuna. Come dicevo appunto, l'interazione con i vostri avversari è comunque un tema centrale e non si basa solo sul confronto diretto nelle foreste, ma anche con le pozioni, cioè sulle pozioni che potete prendere, perché ce ne sono alcune parecchio forti e in alcuni casi ci si litigano i pezzi più pregiati. Stesso discorso si può fare anche con gli animali, anche se nella mia esperienza in generale la tattica completamente rivolta verso l'utilizzo dei poteri speciali delle bestiole magiche è sempre stata un pochino, diciamo, in retroguardia rispetto alle altre due, appunto, pozioni e conquista delle foreste. Ecco, diciamo che in ogni caso sia le pozioni che le creature contribuiscono a creare quello che è un po' il motore che vi permette poi di raggiungere la vittoria finale. Doveroso il plauso per la scelta estetica fatta dal gioco, in quanto ci troviamo di fronte ad un tratto cartoon che richiama molto le creazioni dello studio Ghibli, con questi colori vividi che fanno proprio esaltare tutti gli elementi presenti sulle carte foresta, che risultano di facile lettura nonostante siano parecchio piene di icone, così come è facile interpretare e rendersi conto di quali sono la forza delle eventuali pozioni o degli animali che andiamo ad addestrare. Ecco, tutto fatto molto bene, tutto con uno stile coerente, piacevole da giocare, piacevole da vedere, chiaro nella lettura. L'unico appunto che mi sento di fare è un po' sulla qualità delle carte, che non essendo telate devono essere trattate con un po' di cura oppure imbustate se volete farle durare nel tempo. Ecco, ma a parte questo direi che tutto il resto del gioco si presenta appunto in maniera veramente molto buona. Concludo con quelle che sono le mie impressioni di gioco, perché posso affermare tranquillamente che Brew è stato accolto molto bene da tutti i gruppi con cui l'ho giocato, alcuni dei quali composti da persone decisamente più navigate rispetto ad altri che erano invece dei quasi total newbie in ambito di gioco da tavolo. Però ecco, la semplicità del suo flusso di gioco, del suo gameplay, ha permesso anche a chi era totalmente acerbo di divertirsi. L'unica cosa che posso dire è questa: ci sono molti effetti sulle carte delle pozioni, degli animali che potete addestrare e di base anche con l'utilizzo di certi dadi in certi momenti. Ecco, questi effetti hanno bisogno di tempo per essere interiorizzati e nei primi turni, soprattutto se si è un po' a digiuno di tipologie di gioco di questo genere, quindi diciamo Family Plus,
c'è bisogno di un attimo di tempo, cioè la gente deve leggersi cosa fanno le pozioni e gli animali, capire in che modo poterli sfruttare, e questo inevitabilmente allunga la tempistica di gioco. In 4 infatti credo che siamo più verso le 2 ore che non l'ora e mezza indicata sulla confezione. È altrettanto vero però che, soprattutto se giocate con le stesse persone, dopo alcune partite tutti questi problemi si affievoliscono molto, perché la gente incomincia a prendere confidenza con le carte pozione e i loro effetti, con le carte animali e i loro effetti, e il flusso di gioco, appunto, che è già semplice di suo, assume ancora dei contorni più interessanti, perché vengono fuori nuove strategie, si comincia a ragionare in anticipo su quello che si potrebbe desiderare di prendere nei turni successivi e via dicendo. Pertanto ecco, in generale posso dire che questa faccenda della leggera stanchezza nell'ultimo turno, nel quarto turno specialmente, è un sentimento abbastanza condiviso. Non è preponderante rispetto all'esperienza di gioco, ma se fosse stato un pelettino più asciutto, secondo me Bruce sarebbe stato un prodotto ancora più interessante da provare, ancora più interessante da giocare. Già così comunque si difende bene, io l'ho trovato sicuramente uno dei titoli più piacevoli di questo segmento provati nell'ultimo periodo, e quindi non mi resta d'altro da fare che invitarvi a farci un paio di partite se lo trovate magari in associazione o da qualche amico. Io l'ho apprezzato molto in 3 e in 4, anche in 2 non è male, seppure secondo me soffre un pochino di... è un pochino largo, diciamo, cioè le opzioni tendono ad essere un pochino di più rispetto a quando si gioca in 3 in 4 giocatori, e nella partita 2 forse ci si pesta un pochino meno i piedi rispetto a quello che si dovrebbe, ma in ogni caso è un piacevole passatempo anche appunto in uno contro l'altro. Direi che per Brew è praticamente tutto, e mi sento di chiudere semplicemente consigliando il titolo a tutti coloro i quali vogliono un gioco dalle meccaniche classiche, che però sono applicate in modo tutt'altro che banale e che si integrano l'un l'altra in una maniera molto interessante e sempre fresca anche dopo varie partite. Ecco, se cercate soprattutto un mezzo per introdurre alcuni dei vostri amici a delle dinamiche un po' più complesse, come le maggioranze, come gestione risorse e così via, tutto quello di cui abbiamo parlato prima, io credo che Brew, grazie anche a un'estetica che, come vi dicevo, è veramente tanto accattivante, possa essere un ottimo gateway per introdurre queste meccaniche e poi dedicarsi magari anche a giochi più complessi. In ogni caso, se avete dubbi, domande, richieste su Brew, io sono qui, sapete dove scrivermi, e sarò più che contento di darvi le mie dritte o i miei suggerimenti rispetto a questo titolo. Ale! Non sai assolutamente, non sa nessuno. Io speravo in un voto. Prima stavo leggendo, poi stavo decidendo di cosa parlare. Votazione? Dai, fai votare? No. Votazione? No. No. Hai già deciso. Tirannico oggi. Siccome... ho portato a casa da Modena un sacco di libro game. Sì. Parlerò di quello che non è un libro game, di questi che ho portato a casa. Beh. Cioè, Chicken Crimes, il mistero del Don Galignon. Ale, anche tu ne hai German, non se ne può più. Lo so, infatti volevo un attimino riequilibrare gli argomenti della puntata con questo prodotto italianissimo di Dracomaca, ad opera di Dario Dordoni e Maurizio De Angelis, che tra l'altro non so come faccia a fare... quello del serial killer e poi vi possiamo parlare di Chicken Crimes, che autore e illustratore hanno curato questa edizione di un ibrido di libro game che in realtà è più un gioco da tavolo alla detective, nel senso, okay, certo, fa indagini, super puccioso in questa ambientazione di un videogame che io non conoscevo, che era appunto Chicken Crimes, e essenzialmente voi fate la parte del team di investigativo del detective Gallo, che deve indagare appunto sul mistero del Don Galignon. Okay. È un gioco veramente che, a dispetto di uno stile molto Paperopoli, molto Topolino, esatto, che in realtà è un investigativo dalla difficoltà anche abbastanza elevata, per essere un po' dipanato eccetera, adatto a un pubblico molto ampio grazie proprio alla presentazione e allo stile, che ovviamente attira anche i più piccoli. E devo dire, hanno l'integrazione che è stata fatta anche con i siti internet dedicati, per cui sì, dovete un po' utilizzare lo smartphone per andare a studiare, come detective, uh-huh, esattamente come detective, però in salsa molto pucciosa. Un'opera da circa 2 ore e mezza più o meno, a livello investigativo, 2 ore e mezza, 3 ore, quindi si consuma in una serata,
veramente molto bella. Siccome nessuno di voi l'ha giocato, io direi lanciamo direttamente l'intervento. Ne vai, parlo, e via. 3, 2, 1, vai, Chicken Crimes con Ale. Ciò che non appare subito chiaro appena prendete in mano una copia di Chicken Crimes, il mistero di Don Galignon, è il target a cui si rivolge. Questa cosa mi fa molto sorridere, ma ci tornerò durante il mio intervento. Ovviamente questo è un intervento che non conterrà spoiler, che cercherà di spiegarvi un po' cos'è questo gioco, a chi si rivolge, com'è strutturato e soprattutto cosa aspettarsi una volta che avrete aperto la scatola del titolo. Chicken Crimes è un gioco di Dracomaca ad opera di Dario Dordoni e Maurizio De Angelis, con illustrazioni curate appunto da Maurizio De Angelis. Si rifà a un videogame indie italiano investigativo, un'avventura punta e clicca, con protagonista Detective Gallo, che in realtà io non ho mai giocato e che ho soltanto recentemente mi sono procurato e che giocherò nelle prossime settimane, anche perché l'ambientazione mi è piaciuta talmente tanto che la devo assolutamente studiare. Ha molti richiami a quella che è, diciamo, Paperopoli, quindi questa cittadina abitata essenzialmente da galline, galli, polli e compagnia cantante, che effettivamente lo stile delle illustrazioni la ricorda tantissimo, e questa cosa devo dire a me è piaciuta molto. Però fa parte di quegli appunti sulla destinazione, sul target di destino di Chicken Crimes, il mistero di Don Galignon. Ma qual è l'antefatto? La sinossi è molto semplice: becco per bacco il noto magnate di vini di Chicken City è nei guai. Qualcuno gli ha inviato una lettera anonima minacciando di ucciderlo, a meno che non consegni entro mezzanotte l'unica bottiglia del suo vino più pregiato e leggendario, il Don Galignon. Ma il problema è che gli è stata recentemente rubata. Riuscirete con il Detective Gallo a salvare becco per bacco e a risolvere il mistero legato al suo straordinario vino? Ecco, quando aprite la scatola di Chicken Crimes, dentro troverete immediatamente sul libricino un QR code. Se lo scansionate con il vostro telefono, e questa cosa verrà fatta più volte durante l'indagine perché il supporto digitale, comunque tecnologico, è indispensabile per poter affrontare l'indagine, quando lo scansionerete partirà un video di presentazione in cui il Detective Gallo parlerà a voi che siete il suo team investigativo, spiegandovi la situazione. Avrete a disposizione 7 big back coin, che sono la valuta del gioco, per riuscire a condurre l'indagine e a scoprire cosa è successo. Allora, se avete mai giocato a Sherlock Holmes con Friend Investigativo, sappiate che la struttura del gioco è abbastanza simile, nel senso che voi condurrete l'indagine, non siete i Detective Gallo, ma siete un gruppo di investigatori che lavora con lui, e alla fine avrete una serie di domande che vi verrà posta, e a queste domande dovrete dare delle risposte. Se le risposte sono giuste, otterrete punti e poi potrete, diciamo, fare un confronto con il Detective Gallo. Molto semplice. Ora però, la storia, tutta la faccenda, è estremamente più ingarbugliata di quanto potreste aspettarvi. Se controllate sulla scatola vedrete che il gioco è destinato a 1-8 giocatori. In realtà, essendo un investigativo, diciamo che il numero di giocatori è più o meno libero, però io eviterei di giocarci in più di 5, perché poi diventa a cagnara. E soprattutto ho indicato un'età 12 più. Un po' questa roba qua già mi aveva attirato, perché 12 più, diciamo che il gioco ammicca verso a un target anche molto più giovane di 12 anni. In realtà però la struttura del caso, una volta che l'analizzate e soprattutto dipanate la storia, è molto ingarbugliata, o meglio, non è così scontata, non è una storia banale o pucciosa, o dato che ci sono i disegnetti carini allora deve essere per forza semplice. Assolutamente no, è una bella indagine strutturata con tante trame, sottotrame, non è per nulla lineare, e soprattutto aspettatevi varie sorprese. Parlavo prima dei Bitcoin. Questa moneta che avete all'inizio, voi ne avete 7, è fondamentale ai fini del gioco, perché vi permette di corrompere, vi permette di entrare in certi posti. Ad esempio, mild spoiler, la prima cosa che ho fatto è stata andare alla casa d'aste. Per entrare alla casa d'aste devi pagare un Bitcoin, di conseguenza già lì rimaneva 6. La situazione in realtà è questa:
Per fare determinate cose, queste monete sono assolutamente indispensabili. E una volta che le avete terminate, vi si chiudono tantissime opzioni di lettura e di indagine. Per cui, se le avete scialacquate, ovviamente non saprete rispondere ad alcune o tutte le domande che vi verranno poste. Perciò bisogna capire bene come e quando spenderle. In più, non aspettatevi di avere la risposta servita su un piatto d'argento. Quando voi fate l'indagine, quando sviluppate la storia e attraverso il pensiero al tavolo, quindi la discussione, l'analizzare gli indizi, andare a controllare per bene i disegni, guardare molto attentamente i video, ascoltare con attenzione gli interrogatori e ciò che i personaggi principali e non vi dicono, ok? Cosa succede? Dovete stare molto attenti, prendere appunti e soprattutto dovete capire come sono andate le cose in base a ciò che avete scoperto. Quindi non avrete appunto questa risposta servita, ma dovrete interpretarla da ciò che vi è stato detto. Contestualizzare un po' tutto. È un gioco che alla fine mi ha intrattenuto insieme con il mio gruppo di giovanissimi per circa 4 ore. È stata un po' lunga, ma vabbè, lì è stato anche dovuto un po' al nostro gruppo, ci siamo fermati, merenda per capire, per rianalizzare bene tutti gli appunti, ripartenza e via dicendo. È stato divertentissimo, letteralmente divertentissimo. È un libro game che, o meglio, è un gioco investigativo, perdonatemi, continuo a cadere e scadere su questa cosa del libro game che non è vera, non è un libro game, è un gioco da tavolo che utilizza un libricino stile libro game e è fatto veramente bene. I QR code sono fatti egregiamente perché vi rimandano a contenuti multimediali, quindi tracce audio, video, addirittura ci sono dei siti web, dovete inserire delle adesso rischio di fare spoiler, ma dovete mettere dei nomi. Allora, c'è la classica situazione della Sherlock Holmes consulente investigativo in cui avete l'antefatto presentato dal detective, dovete capire da lì in poi come muovermi sulla mappa di Chicken City, dovete decidere la sequenza di posti da visitare, la sequenza è importante tanto quanto i Bitcoin, perché vi può facilitare essere andati prima in un posto e poi in un altro, ma soprattutto quello che vi trovate di fronte è una città viva, vibrante, una storia che non ha mai dei momenti morti, molto intensa nonostante abbia questa vena un pochino comica in certi punti, ok? C'è un minimo di comicità dato anche dal setting che state esplorando, però il gioco è veramente strutturato in modo sublime in tanti momenti. E quando io scherzavo sul target del gioco all'inizio della puntata, è presto detto un po' la situazione. Se voi lo vedete a scaffale, questa copertina, questa grafica da topolino, vi attira e vi trasmette una cosa che in realtà non è. Cioè che il target del gioco sia un giovanissimo, 8, 9, 10, 11, 12 anni, tipo la serie di libro game di Caso Chiuso, ok? Che sono libro game investigativi che vanno benissimo fra i 10, 11, 12 anni. In realtà, quello che vi trovate davanti è qualcosa invece di più strutturato che necessita di un minimo di analisi profonda dal punto di vista proprio del setting e del caso stesso che state vivendo. Il gioco quindi mi ha convinto completamente, è tutto fatto molto bene, gli enigmi sono molto belli, alcune cose passano magari all'inizio inosservate, guardate molto bene tutte le parti di illustrazione perché hanno tantissimi dettagli che possono aiutarvi nella definizione del caso, ma soprattutto è la parte quella digitale che restituisce il massimo grado di immersività. Perché? Perché avere a disposizione tutte queste cose addizionali aiuta molto. Tra l'altro sono sempre piccole sorprese, è come se voi apriste
una dopo l'altra, una serie di scatoline di un gioco legacy, ok? Avete sempre il brivido del vedere qualcosa, questo nuovo contenuto mi permette di dare una mezza risposta o capire che un altro personaggio stava mentendo, ad esempio. È tutto veramente intessuto molto bene. Ecco, è un po' spersonalizzato, dato che in realtà il team investigativo non esiste, quindi voi siete dei detective che lavorano con Detective Gallo, ma non sapete esattamente chi siete. Detective Gallo è questa figura, questo padre, ok, che vi aiuta e allo stesso tempo vi sfida a fare meglio di lui. E poi ci sono i piccoli dettagli del mondo di Chicken City, ripresi dal videogioco, tipo la polizia e tutti questi riferimenti un po' ironici, comici, relativi appunto al gioco di parole con la definizione polli, anatra e papere e via dicendo. Gioco quindi che mi ha convinto, che vi consiglio se volete giocare con i vostri figli, ma anche con gli amici per una serata un po' scanzonata, un dopo cena lungo, per carità, ma secondo me un gruppo di 3-4 adulti il gioco lo può finire in 2 ore e mezza al massimo senza grossi problemi. Quindi ecco, assolutamente promosso. Uno dei prodotti che magari passato un po' in sordina per certi versi durante la fiera, perché ho dovuto aspettare molto prima di giocarlo, ma che in realtà avrebbe meritato un maggiore spazio. Bella così. E ritorniamo in studio tutti insieme. Per l'ultimo gioco di questa settimana, che è niente po' di meno di Ark Nova, ma solo per quanto riguarda la versione solitaria. Solo experience per Jack. È un gioco talmente vasto, talmente discusso, talmente complesso da trattare, per cui lo farò spezzato in due. Qui parlo del solitario, ne parlo solo io, i miei compari non l'hanno giocato e quindi vado un po' con quello che è, diciamo, la prima ondata di gioco, quella fatta in solitario a casa, con tutto ovviamente il gioco reale, quindi con la messa in tavola, le carte, il teardown, il tabellone. Vi faccio un po' un breakdown di quello che è questo tipo di esperienza e poi ci vediamo a settembre con invece l'intervento corale. Ti faccio una domanda al volo prima dell'intervento. Fammi pure probabilmente poi lo dirai. No, anche, ma potete farmi tutte le domande che volete, ragazzi, però limitate al fatto che sapete il che solitario. Ho approfondito solo il solitario. Il gioco in sé l'ho un po' studiato, sì. Va bene. Ma il solitario è un race game, cioè vai a cercare di migliorare un punteggio precedente, oppure c'è un obiettivo? È un race game obiettivo, cioè tu hai devi riuscire a incrociare l'attrattiva del parco con il fattore di conservazione, okay. Quindi devi far finire la partita, quello che sarebbe il trigger di fine partita per il multiplayer, sì. Ma devi farlo entro un tot di turni. Okay. E se parti da 20 di valore di attrattiva, cioè i soldi, è il normal, poi c'è l'hard che è il 10 e poi c'è il legendary che partendo da zero, onestamente ragazzi, quello partendo da zero, cioè o vi capitano le carte di Dio in mano subito, la mano di Dios subito, oppure la vedo veramente dura. Se uno dei nostri ascoltatori ce l'ha fatta, fatecelo sapere e fateci sapere anche come è andata l'esperienza, perché lo raccontiamo qua, perché secondo me è veramente epic riuscire a farlo da zero. E c'è scritto anche nelle regole, okay. Cioè c'è scritto la vera sfida leggendaria è partendo da zero. Poi c'è anche la mini campagna che sarebbe in realtà 3 partite di fila con appunto bonus diversi. Mini campagna? Sì, non è... Nascono gli animali nel parco? No. In realtà sali delle specie, secondo me diventa Planet of the Apes. No, con le scimmie che scappano, è una cosa prendono un po' il senso del parco, è una cosa, la scena di te che batti sulla sabbia con la statua di libertà, cose così, è una cosa molto più prosaica. Semplicemente si tratta di fare 3 partite in fila e prosaica uguale baracconata di regime, sì. Però detto in modo elegante, sì. Quindi ragazzi, andiamo un po' a vedere com'è il feeling e il valore di questo gioco se volete comprarlo anche per il solitario. È un gioco che comunque si aggira attorno ai 75 euro, più bustine. Secondo me se lo devono giocare in solitario se lo giocano su BGA, sì. No tier down, no. Allora, facilità di messa, cioè di gioco. Se volete l'esperienza degli animali fisica, andate a Bussolengo e Parco Natura Viva. Ma il problema di BGA è che ovviamente allora è chiaro che magari qualcuno sta valutando l'acquisto dicendo: beh,
poi alla peggio gioco anche in solitario. Ah, beh, questa è una e io vi racconto, vi dico, cerco di chiarire i vostri dubbi. Sono curioso in realtà. Ovviamente, come sempre con Jack, ci sarà la mia top 3 delle cose che mi sono piaciute e top 3 delle cose che non mi sono piaciute, rispetto ovviamente sempre all'esperienza in solo, per cui non venite a commentare incazzatissimi. Ma Jack, guarda che il multiplayer bla bla bla. No, il multiplayer, va ancora. Quando ce l'avrà inflitto a tutti e quattro. Appena Daphne è in grado di leggere le carte. Daphne potrebbe consultare queste carte per ore e ore. Tra l'altro non ho ancora imbustato le 250 carte del gioco. Io ho imbustato solo le carte azione, che sono quelle che manipoli di spesso. Più. Però sto pensando, perché più che altro non ho modo di mescolarle, cioè sono è quello che le devi imbustare. Lo so, a terraforming il mazzo di Dino ormai ha, e con le bustine quelle strong ha raggiunto tipo le 300-400 carte e viene utilizzato come schermo del master da Caio. È alto come microfono praticamente, devi mescolarle per sezioni. Va bene. Qualcun altro vuol chiedermi qualcosa prima che parta, così non ripeto? Dimmi. La domanda era: hai sentito il bisogno, cioè hai sentito il bisogno di avere altri giocatori al tavolo per migliorare la tua esperienza? No, banda. Basta, possiamo chiudere la pratica Ark Nova. Chiudiamo anche al momento no, però non ho la controprova perché non l'ho approfondito in multiplayer, però l'unico il test run che abbiamo fatto con banda di più di un'ora e mezza, tre quarti di partita in due, e le mie esperienze solitarie, posso dire che al momento più o meno siamo lì. Non mi è mancato banda di fronte, per cui io li voglio bene, ci conosciamo da una vita, mi piace un sacco giocare con banda. Troviamoci a bere una birra, ma non è necessario per l'esperienza di Arcanova. Cioè gli altri, banda è ottimo per mille occasioni, gli altri giocatori non sono necessari, non per Arcanova, cioè. Però voglio essere, prima di andare dal pubblico a dire ragazzi non sarà un cazzo giocare più giocatori ad Arcanova, argomenti almeno. Volevo avere sento già la folla coi forconi. No, devo avere la controprova. Devo avere la controprova. È troppo poco. E voglio riprovarci. E voglio comunque vedere che cosa cambia a livello di esperienza. Bene, Jack, 3-2-1, Ark Nova. Grazie, Ale. Ark Nova in solitario. Il gioco sicuramente più discusso del 2022. Un super hit mondiale che arriva contro ogni pronostico per un gioco ovviamente di questa complessità e di questo impegno, e ovviamente i più ganzi di voi sono già lì che dicono ma alla fine in 2 ore e mezza fai tutto in 4, sì, due icone da imparare, però poi alla fine è tutto digeribile. Ragazzi, io so che voi siete delle superstar, però se la pensiamo ovviamente, se la mettiamo nella prospettiva generale del panorama dei giochi da tavolo, questo è sicuramente un gioco che va classificato come expert per la quantità di cose che offre, per la complessità delle scelte e mille altre cose. Allora, Ark Nova, perché ho deciso di iniziarlo in solitario? Perché ovviamente, essendo un titolo di una certa complessità e non avendo io a disposizione un gran numero in questo momento di giocatori esperti che mi possono fare da spalla, ho iniziato a farmarmelo in solo. E, insomma, è stata un'esperienza che sicuramente ha riservato tante sorprese e numerosi punti di interesse che spero di potervi spiegare in maniera piuttosto sintetica e in maniera piuttosto efficace in questo intervento. A settembre vi rimando invece per quella che sarà stata la mia esperienza in multiplayer. Ma partiamo brevemente a parlare di cosa fate in Ark Nova. In Ark Nova voi dovete, attraverso l'uso di 5 azioni identiche per tutte a disposizione dei giocatori, dovete costruire fisicamente il vostro zoo, piazzamento tessere, su una griglia di esagoni, con anche mappe variabili. Dovete popolare il vostro zoo con gli animali, la cosa che sembra ovviamente salta all'occhio come più ovvia, ma insomma non è assolutamente l'unica. Dovete cercare sponsor, quindi cercare la collaborazione di entità esterne che vi diano la possibilità di darvi degli aiuti finanziari, sia altro, e poi dovete darvi da fare con la politica internazionale, i progetti di conservazione, per poter arrivare per primi alla vittoria, perché questo è il vero punto del gioco. Non è un gioco a punti vittoria, è un gioco in cui l'attrattività del vostro parco, cioè sostanzialmente il prezzo del biglietto, mettiamola così in maniera molto, lo dico in maniera un po', come dire, allegra, ma è così, il prezzo del biglietto
segue una track. Diciamo, il vostro valore di conservazione, cioè quanto il vostro contributo alla cultura e alla biodiversità e al mantenimento di certe specie invece corre su un'altra track. Quando le due track si incrociano, la partita finisce e fate più punti, più queste cose si incrociano, più fate punti, ok? Quindi il vostro obiettivo nel solitario è nel tempo di turni prestabilito dovete riuscire a far incrociare questi due track, quindi dovete progredire su entrambe sostanzialmente in modo da farle arrivare e sovrapporre proprio e ci arriverete veramente, veramente all'ultimo. Anche perché il gioco è costruito secondo me in maniera molto intelligente per appunto darvi la possibilità di proprio spingere alla fine, di farvi fare quell'ultimo balzo in avanti, soprattutto nel vostro valore di conservazione, che è appunto il valore che non è quello monetario, e riuscire appunto a scavallare proprio all'ultimo momento. Infatti l'obiettivo vero e proprio da regole del solitario è riuscire ad accavallare le due track prima della fine del gioco, cosa che io nei primi due tentativi ho miseramente fallito di fare, beh, anche perché mi sono un po' messo i bastoni fra le ruote da solo, in quanto avevo leggermente sbagliato l'interpretazione di una regola, in realtà di un'iconografia sulla plancia giocatore, e mi sono dato dei malus, per cui probabilmente ce l'avrei fatta già dal secondo tentativo, ho dovuto attendere il terzo, ma da lì in poi in realtà sono riuscito a completare quasi tutte le partite con questo obiettivo qua. Nelle regole del solitario c'è anche dei suggerimenti, direi, per fare una specie di mini campagna di tre partite. In realtà si tratta semplicemente di non usare carte già viste, sono 250 carte, ce n'è una marea, potete tranquillamente farlo, e di cambiare dei bonus sulla track del punteggio conservazione. Ma sono tutti dettagli per cui sostanzialmente voi fatelo, secondo me è divertente farlo, l'obiettivo è segnare punti in positivo. È chiaro che se le due track alla fine non si intercettano, i punti li fate in negativo. Ed è anche possibile se al tavolo nessuno è riuscito a, in realtà, scusatemi, ovviamente in multiplayer, volevo dire in maniera un po' sconclusionata che il primo giocatore che fa incrociare le due track è quello che dà anche il termine della partita, per cui non succederà mai che in multiplayer questa cosa non venga fatta. Ma oggi, insomma, ripeto, ci concentriamo sul solitario e sull'obiettivo appunto di fare soldi e accumulare attrattiva culturale della vostra attività di gestori di zoo per appunto farle crescere e incrociarle alla fine. Cosa succede in Ark Nova? Le azioni che servono per fare tutto questo sono 5. Quando voi utilizzate un'azione, questa azione torna all'inizio di una track. Questa track determina il potere dell'azione, quindi il potere va da 1 a 5. Avete sotto ogni numero un'azione, man mano che le usate, queste ritornano, si resettano e tornano a 1. E man mano che usate quelle davanti, le azioni che si trovavano all'1 scalano di potere. Questo è probabilmente l'unico accenno veramente meccanico che voglio fare perché è importante. E attorno a questo semplice meccanismo si basa tutto il gioco di Ark Nova anche in solitario. In solitario la componentistica è tutta esattamente quella del multiplayer, tranne per una piccola plancia che segnerà appunto il termine della partita, vi fa davvero proprio orologio timer che scade e quando scade ovviamente lì dovete fare i conti con voi stessi e la vostra prestazione. Fatti i primi questi 7 minuti di breve introduzione, faccio un paio di note generali che penso siano abbastanza indipendenti dal fatto che io abbia giocato solo in solitario fino a questo momento. È un gioco per esperti? Assolutamente sì. Il gioco deve essere digerito, ci vogliono. Io ho fatto un paio, mi sono visto un paio di video di gameplay, tra cui uno della mitica Miss Meeple, che vi consiglio di vedere, che porta a casa il risultato con un'efficienza quantomeno robotica, veramente numero uno a spiegare. Anche se non sono d'accordo con le sue conclusioni, ma va bene. Però, ripeto, ci vediamo a settembre.
Ne ho visto un altro in inglese, adesso non mi ricordo di chi, uno dei milioni che ci sono. Poi mi sono letto anche il regolamento per i cavoli miei, mi sono un po' letto il glossario, ho fatto un po' il ripassino e poi ho iniziato la prima partita. E comunque la prima partita poi ho dovuto guardare le regole solo un paio di volte. Per cui diciamo è un gioco sicuramente per esperti per la quantità di cose che ci sono da assorbire. Non c'è niente di particolarmente complicato. Il problema vero sono come dire, quasi non eccezioni, ma sono i casi un po' particolari, la quantità notevole di iconografia da digerire, per cui tutta la vita un gioco per esperti. Ora, chi di voi si ritiene sostanzialmente un esperto di giochi, soprattutto gestionali, questo gioco ce l'ha già di fatto, quindi non è che vi sto dicendo qualcosa di nuovo. E avete già capito che per voi la complessità non è un problema, anzi è una bella sfida, benissimo. Però mi rivolgo a tutti quelli che sono un po' indecisi e questo gioco l'hanno adocchiato e ne stanno sentendo parlare, ve lo dico, è un gioco che richiede tanto impegno, punto. È un gioco che è tematico, vi sembra veramente di gestire il vostro zoo, gestire una specie di business internazionale che oltre al denaro deve anche preoccuparsi di far evolvere la cultura della biodiversità, degli animali, e della conoscenza appunto del genere animale nel mondo, sì, devo dire che effettivamente in Ark Nova vi sentite abbastanza gestori di questo tipo di attività, sicuramente più che in altri titoli come ad esempio Baren Park, che era molto più plastico nel farvi vedere cosa stavate costruendo nel vostro zoo. Però poi era molto monodimensionale perché si trattava sostanzialmente di incastrare delle tessere. Qui fate tante cose, fate degli accordi internazionali, trovate degli sponsor con istituti di ricerca, vi trovate, non so, gli esperti che vi aiutano con i rettili e vi fate lo zoo con il rettilario, la megavoliera. Ci sono tante cose che vi rendono abbastanza partecipi di quello che state facendo e non è soltanto una sfida intellettuale a raccolta di carte o di combo migliori delle altre. Per cui sì, è abbastanza tematico, non eccessivamente, però devo dire che porta a casa il risultato. È chiaro che le illustrazioni sulle carte sono delle foto, per cui su quello non molto da dire. E tutta l'iconografia e l'ambientazione non è che ricordi esattamente il fatto di fare uno zoo, però la vostra plancetta fa un lavoro adeguato, se non spettacolare, nel ricordarvi cosa state facendo. E la plancetta dà soddisfazione a fine partita? Ma non tantissimo. Diciamo che la cosa più interessante e più tematica è il fatto che non dovete concentrarvi solo sul costruire il vostro zoo, ma appunto fare tutta una serie di attività collaterali che sono sostanzialmente parte del business di uno zoo moderno e proiettato in questo XXI secolo. Ma ci tornerò più avanti su questo concetto. E dopo questi primi 10-12 minuti di introduzione, andiamo a vedere un po' quelle che sono state le cose che mi sono piaciute e quelle che non mi sono piaciute, come anticipato in apertura. Altra cosa, ultimissima prima di iniziare veramente con la pasturona, come direbbe Mac, è il fatto che le partite mi sono abbassate notevolmente. Siamo passati da 1 ora e 45 con allestimento e disallestimento del gioco a circa 1 ora e un quarto, 1 ora e 20. Se tolgo l'allestimento del gioco posso arrivare anche all'oretta, per cui ormai sono abbastanza veloce, abbastanza scafato. È chiaro che un'ora per giocatore, fate voi conti, 1 ora per giocatore scafato, ok? Fate voi conti sulla durata media di quello che potrebbe essere poi una partita fatta in due, in tre, in quattro, auguri. Ma tutte le considerazioni sull'interazione fra giocatori, ripeto, le rimando a settembre. E partiamo con gli yes, le cose che mi sono veramente piaciute di questo gioco qua, sono la mia top 3 è questa. Al terzo posto la Action Selection, la modalità, come vi ho spiegato prima, in cui voi andate a scegliere le azioni e le azioni scelte tornano
perdono il potere che hanno accumulato e tornano nello slot 1 della track. E quindi, se le volete compiere in maniera super efficace, super forte, dovete aspettare di farle risalire nella track. Ci sono anche dei piccoli token che vi aiutano artificialmente ad aumentare il valore di un'azione, e questo è un'ottima addizione. Tutto il gioco, tutto proprio l'interplay delle azioni, di quando usarle, quanto potenti vi servono e come prevedere le azioni che guadagneranno potere per poi usarle al massimo della loro potenzialità, è una delle robe più belle di Ark Nova. Non entro nei particolari, ci vorrò entrare sicuramente di più a settembre, però tanto vi basti sapere che questo secondo me è veramente ben riuscito. Mi dicono che lo stesso meccanismo è stato usato nel gioco da tavolo di Civilization. Non ne so molto, sapete che non sono un fan di Civilization da tavolo, ma chi ci ha giocato magari potrebbe aver presente questo meccanismo. Numero 2, Combo Crazy. Ci sono dei turni dove vi si innestano delle combo spettacolari, dove veramente riuscite a fare di tutto, di più, e vi dà una soddisfazione da completamento di puzzle. Questa io la chiamo soddisfazione enigmistica, quando riuscite a far combinare tutto insieme e a far proprio esplodere la vostra plancia, la vostra track, riuscite a fare in un'azione, in un turno di gioco riuscite a fare veramente di tutto. È bellissimo quando succede. Ci sono 2-3 punti magici nella partita in cui veramente riuscite a toccare questi apici di scombamento, scusate questo neologismo orribile, ma ci siamo capiti, in cui veramente riuscite a fare il salto di qualità nel punteggio e anche nella prestazione. Queste mosse vanno spesso preparate, anche questo è molto bello, quindi riuscite a fare una pianificazione che, non so, nell'arco di 2-3 mosse vi, come dire, incastrate tutto per poi riuscire a piazzare il colpo finale e andare con una combo crazy che vi fa decollare veramente la partita. Una figata totale, per come è congegnato il gioco, per come sono congegnate le varie track, questo succede, e quando succede, grandissima soddisfazione. Naturalmente tutto ciò è sicuramente non ha alcun tipo di peso nel multiplayer, dove semplicemente il vostro turno dura un casino e gli altri si romperanno le scatole. Ma, ripeto, andiamo a settembre per queste considerazioni dopo che le ho provate bene. E al primo posto, senza dubbio, è quello che ho chiamato il senso della scoperta, cioè il fatto di avere 250 carte delle più svariate a vostra disposizione, il fatto che ogni partita è un'avventura, ogni partita si svolge davanti ai vostri occhi come un'esperienza diversa dall'altra, perché le combo sono diversissime, gli animali sono un milione, sono totalmente diversi, e la mappa vi si sviluppa in un altro modo, e i bonus che prendete li prendete completamente in un altro modo rispetto al gioco di prima o alla partita precedente, per cui questo grande potenziale, questo grande senso di scoperta ogni cavolo di partita è la cosa che mi spinge di più a riaprire Ark Nova e di farmi un altro solo e di portarlo di nuovo di mettermi alla prova nuovamente con un gioco che non è semplice, è lungo da preparare, lungo da tirar fuori, sono un milione di carte che non si riescono a mescolare, ma tutto questo impallidisce di fronte al grandissimo potenziale, al grandissimo senso di, come dire, anticipazione di quando tipo raccolgo le carte, metto giù il mercatino e vedo e cerco di inventarmi un nuovo modo di giocare una partita di Ark Nova. Questa roba è bellissima ed è anche legata però al terzo posto delle cose che non mi sono piaciute, perché questo grandissimo senso di potenzialità e di scoperta ha un lato negativo, che è l'enorme aleatorietà della pesca delle carte. Ci sono 250 carte senza alcun tipo di indicazione, è un mazzo gigantesco e completamente orizzontale, per cui non abbiamo, l'artificio che viene fatto da tanti autori, quello, non so, di mettere carte per la prima epoca, per la seconda e per la terza di ordine crescente, così la partita si impenna. No, qui
potete trovare qualsiasi tipo di animale, qualsiasi tipo di sponsor, qualsiasi tipo di progetto di conservazione all'inizio, a metà o alla fine partita. Ci sono un sacco di volte dove investite su una carta che poi non userete mai perché semplicemente non avete, non vi arriva in mano, non vi arriva in mano nient'altro. Ci sono delle volte dove scommettete su una combo o una strategia e questa semplicemente non potete farla perché non arrivano le carte o arrivano troppo tardi o quando vi arriva la carta ormai vi siete impegnati da un'altra parte. Quindi è vero che io adoro il fatto di poter essere flessibili e di adattarsi in corsa, però per gli amanti del controllo potrebbe essere un problema. A me ha dato in certi casi un po' fastidio perché soprattutto con carte di inizio partita in cui credevo, le ho dovute, come dire, ho detto vabbè, ho buttato via completamente dei turni perché poi non è entrato più niente. Ci ho provato, non è andata, però insomma, astenersi amanti del controllo. Seconda cosa che non mi è piaciuta, qui entriamo un po' nel tecnico, le carte sponsor. Le carte sponsor hanno un'iconografia e un progetto, direi, grafico in generale, che è abbastanza problematico, soprattutto per le prime partite. Hanno un problema proprio di leggibilità, si confondono calcolo e carta animale ed è veramente difficile venirne fuori per chi inizia e per chi magari non ha tantissima esperienza nel gioco da tavolo. Si poteva fare di meglio sicuramente con quel tipo di carte. Le carte sponsor sono carte che vengono giocate solo esclusivamente grazie all'azione sponsor, che è una delle famose 5 carte che giocate, che selezionate a ogni turno. E le ho trovate veramente problematiche, sono difficili, hanno delle combo, alcune sono più facili da leggere, altre devono essere controllate. Infatti il glossario, c'è un libretto apposta che vi spiega nel dettaglio ogni singola carta sponsor, però capite bene che quando devo andare a leggermi il glossario per chiarire ogni singola carta sponsor che incontro nel gioco, questo è problematico. Probabilmente non è molto di più in multiplayer. In single mi ha dato un po' fastidio all'inizio e secondo me è proprio sbagliato come le hanno fatte, troppo simili alle carte animale, troppo si confondono, addirittura alcune carte sponsor hanno gli animali dentro, per cui è veramente complesso e poco generoso nei confronti di giocatori che già vi stanno dando così tanta attenzione per così tanto tempo. È chiaro, ragazzi, che i fulmini di guerra mi scriveranno dicendomi: Jack, ma è chiarissimo, basta guardare. No, non basta guardare, non è vero, ragazzi, siete voi che siete bravi, ma nella media, secondo me, è un aspetto problematico della questione. Tra l'altro, nell'ambito di un gioco che secondo me fa anche un buon lavoro dal punto iconografico, anche se c'è veramente tanta roba da digerire. Ultima cosa, e la cosa che in assoluto mi è piaciuta di meno, è il fatto che purtroppo la costruzione dello zoo non è che dia veramente tutta quella grande soddisfazione. Come dicevo prima, la costruzione dello zoo è solo una delle cose che vi preoccupano o vi occupano come gestore. Perché sembra una corsa, questo è molto presente nel single player, però è vero che anche nel multiplayer voi dovete guardare quello che fanno gli altri e cercare di stare dietro a quello che è più avanti nelle track, perché quando il primo di voi incrocia, la partita finisce e quindi i vostri mega progetti, le vostre combo straordinarie, i vostri progettoni davvero giocatore duro e puro, si infrangono sul fatto che è finito il tempo, per cui sembra più una corsa che una vera e propria progettazione fatta bene, perché le partite in cui ho fatto più punti in assoluto, credo siano 24 punti, adesso non vorrei sbagliarmi, avrò avuto 4 animali nello zoo, 2-3 li avevo lasciati andare, quindi avevo anche dei recinti vuoti, non avevo costruito con, come dire, quell'ordine, quell'eleganza completistica alla Tetris, avevo costruito alla cazzo perché mi serviva di andare a prendermi dei bonus in giro per la mappa, quindi era anche brutto da vedere questo mio zoo, però ha funzionato alla grande e in realtà non è stato grande fonte di soddisfazione, è semplicemente stato un faccio prima possibile
ho bisogno dei bonus, avanti tutta, devo mettere l'elefante africano da qualche parte, avanti tutta. E, tra l'altro, ecco, l'highlight assoluto di queste partite è stato mettere l'elefante africano gigante, costosissimo, nel mio zoo, con una vagonata di punti che mi sono arrivati poi dalla pesca delle carte, grazie appunto a questo mitico elefante. Per cui tutti ci inchiniamo all'elefante africano, re degli animali numero uno, quello lì, soddisfazione tematica top, anche se è stata più una soddisfazione data dal fatto di essere riuscito a pigliarlo prima della fine della partita, piuttosto che, non so, costruire un insieme organico e veramente armonico sulla mappa. È più un butta dentro e cerca di arrivare in fondo prima possibile. Questo, lo ripeto, questo è stato il mio sentimento solo. Può essere che questa cosa non pesi così tanto in multiplayer, può essere che questa cosa pesi particolarmente in solo, perché quello è il punto del gioco, arrivare in tempo, ok? Però ecco, lo dico, per un gioco che si... come dire, si propone di farvi vivere l'esperienza della gestione di un vero grande zoo internazionale, alla fine avere tre animali e finisce la partita non è, come dire, non è un punto di brillantezza tematica che mi sentirei di dire, ed è la cosa che un po' mi ha un po' più deluso. Devo dire che nella prima partita di test con Banda mi sembrava più una cosa di ok, faccio questo e poi metto questo. In realtà, man mano che gioco, man mano che faccio esperienza con Ark Nova, mi rendo conto che è tipo vai dentro, butta quello che ti serve fare, fallo, e ti serve un chiosco lì, mettilo, chi se ne frega, butta dentro, c'è un animale, vai. Per cui sì, non c'è tempo di ragionare sulla bellezza di quello che fate, bisogna andare sul concreto. Ma sono certo che a tanti cuori di pietra che ci ascoltano questa cosa non interesserà minimamente, interessa solo chi vince, eccetera. Per cui da lì alzo le mani. Ragazzi, questo è Ark Nova in solitario. Fatemi sapere quello che ne pensate, fatemi sapere se ci avete provato anche voi. E come ultima considerazione prima di lasciarvi, giusto prima della mezz'ora di intervento, scusate, oggi sono andato lungo, ma il gioco lo richiede, devo dire una cosa. Vale la pena comprare il gioco fisico per il solitario? La risposta è no. Secondo me prendete Ark Nova se non ce l'avete già, se ce l'avete già, questo problema l'avete già affrontato, l'avete già digerito. Se state riflettendo sull'acquisto, dovete, secondo me, rispondere positivamente a queste domande. Allora, uno, ho almeno una persona disposta a farsi almeno un paio di serate da 3 ore per digerire il gioco, dopodiché possiamo andare avanti e diventare veramente bravi? Sì o no? Seconda cosa, il solitario potrebbe andare bene come complemento a un gioco che già state facendo, già state assorbendo in più giocatori. Per cui se avete problemi a raccimolare persone per tempo, sicuramente lasciate stare Ark Nova. E non prendetelo solo per il solitario, potete andare su Board Game Arena, lo so, non dà la stessa soddisfazione giocarsi solitari su digitale, però su Board Game Arena è più o meno quasi gratuito, se non per il piccolo abbonamento, qui invece si sta parlando di 70-75 euro, per cui il gioco da solo, il solo vale solo i soldi del solo? No, dovete, secondo me, per approfittare del valore di questo gioco, dovete, secondo me, abbinarlo a delle partite in multiplayer, partendo magari da 2 giocatori, assorbendolo bene. Ecco, magari potrebbe essere l'ideale farsi una bella partita in solo, un bel 3-4 partite in solo, e poi arrivare a spiegarlo quando siete già belli, belli cacciati con le regole. Ecco, questo è l'ultimo consiglio che vi do per oggi. Dubbi, domande, richieste, ragazzi, rivolgetevi come sempre a Jack e al DBC, dumwichbearsclub@gmail.com. Ciao a tutti ragazzi, è stato un piacere, e di nuovo la parola a studio. Bene così, grazie Jack, è sempre un intervento fantastico il tuo. Campionissimo. Campionissimo del mondo ed Europa, azzurro di interventi. Azzurro di interventi.
E direi che possiamo chiudere qua. Chiudi che questa penultima dai. Puntata prima delle ferie. Sì, un saluto. Sì, tra l'altro, ragazzi, almeno 25 minuti sono di delirio. Lo sappiate. È quello per cui ci seguo. Beh, poi devono tirare avanti tutto agosto. Tanto poi gli interventi non li ascoltano. Hanno qui il cabaret. Esatto. Un saluto da Jack. Uno da Banda. Uno da Mac. E uno da Ale. Grazie a tutti per il cabaret. E come sempre, ci vediamo dall'altra parte. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao.